Goblini, coboldi, elfi, uomini, nani, ciao a tutti e benvenuti in questa puntata extra della prima stagione, che in realtà si è già conclusa ma ne facciamo una oggi, di Nella Tana del Nano Bagongo, il talk show che non c'era e che forse non volevate, ma siete qui e ve lo beccate. Inizio già a salutare Axel, Niklaus, lo jägerista, salve a tutti, benvenuti, come state, cosa mi raccontate di bello? Perché oggi ce ne sarà da parlare, gente. Tra gli argomenti del pre-show e tra il main topic ce n'è davvero tanto di cui parlare. Un saluto anche a Speed, anche a Rockin' Dodge, che ci sta seguendo dalla sala del maggior consiglio di pazzo ducale a Venezia. Wow, grazie, un onore. Se vuole trasmetterci in maxi schermo, faccia pure. Allora, bella gente, io vi devo dire delle cose. Anzitutto, qui sta suonando e facendo una pioggia della Madonna, quindi se poi va via la connessione, sapete perché. Un saluto anche a Sony Dicci. Quindi non vi preoccupate, anch'io amo la pioggia perché porta un bel po' di fresco, come dice buon Speed. Però davvero, qua in paese dove abito io, se comincia a tuonare un po', è finita per internet. Cioè, siamo ancora con le infrastrutture probabilmente del dopoguerra. Anyway, bella gente, anyway, come state? Spero tutto bene. Io direi di iniziare subito il pre-show, così poi facciamo arrivare Vic, perché dobbiamo dibattere su James Gunn, Giacomo Pistola. Oggi facciamo un remake di Batman v Superman, Mattia vs Sir Victor. Facciamo. Ovviamente in realtà continueremo a volerci bene e amarci ogni minuto più di prima. E direi di iniziare, raga, con i due trailer che abbiamo visto tra l'altro in live anche domenica. Abbiamo visto il trailer di Wonka, perché Warner Bros. Ha deciso di fare un prequel sui giovani Willy Wonka, che apre quella che probabilmente da bottega diventerà la grande fabbrica di cioccolato. E giustamente Speed dice: ma chi cazzo se ne frega di Wonka? E in effetti io sono un po' di questo avviso. Mi spiego meglio. Io ho visto la fabbrica di cioccolato degli anni Ottanta, ho visto il remake con Johnny Depp, ma non sono mai stati film che mi sono entrati nel cuore. I miei genitori sono molto affezionati al primo film di Willy Wonka, ma io non mi sono mai appassionato troppo. E quindi questo Wonka, francamente, non me ne frega nulla. Però vabbè, diamo una chance al trailer. È un trailer e lì si guarda gratis. E devo dire che il trailer, secondo me, è un buon trailer. Ed è, tra l'altro, a livello di storytelling, se vogliamo, un ottimo trailer, perché ci presenta per bene l'incipit del film. Giustamente, questo film dovrebbe vendere anche a chi non conosce benissimo Willy Wonka, anche perché il film di Johnny Depp comunque non è di pochi anni fa, Se non erro era addirittura prima del 2010, quindi comunque di tempo ne è passato. E da questo trailer vediamo che c'è la cioccomafia, a quanto pare, che non puoi aprire perché qui c'è il cartello dei cioccolatai, una roba, vabbè, un po' strana, devo dire, però ce la colliamo. Il trailer è costruito bene, Timothée Chalamet sembra abbastanza nel ruolo, ed effettivamente potrebbe essere, parliamo un po' un attimo anche del Vic Danaro, iniziamo un po' prima rispetto al momento del box office a parlare di soldi. Questo film esce poco prima di Natale e potrebbe essere un gran successo natalizio. Quindi magari non il film che arriva a miliardo, no, però potrebbe non essere un flop economico. E visti i film che sono usciti di recente, non essere un flop economico sembra ormai un lusso. Signori miei, anche perché dopo andremo a vedere nei box office sti grandi film, grandi blockbuster da 300 milioni che non incassano un cazzo, perché la gente non va più al cinema. Mentre quelli che incassano tanto sono altri film che dopo vedremo. Quindi questo Wonka potrebbe essere il film di richiamo per le famiglie. Perché no? Ah, sai, io mi ricordo quando ero giovane io, c'era la fabbrica di cioccolato, figliolo, andiamo a vederlo, ti piacerà. E vabbè, tutti al cinema a vedere Wonka con Timothée Chalamet e Hugh Grant che fa l'Umpa Loompa. Tra l'altro, Umpa Loompa che si rifà all'estetica del film degli anni Ottanta, non al remake di Johnny Depp. Quindi, se vogliamo cercare la continuità, è probabilmente molto più connesso al film, appunto quello un po' più
vecchiotto. Intanto saluto anche Iolo. Benvenuto, benvenuto. E niente, quindi trailer tutto sommato non male. Andate a vedere, dura, non è neanche tanto corto effettivamente, Però, insomma, ultimamente è anche difficile vedere quasi dei trailer che ti danno l'idea del film, che rendono bene l'idea del film. Uno dei film che più aspetto per adesso è Oppenheimer. Ma raga, il primo trailer di Oppenheimer non faceva capire un cazzo di quello che avremmo visto nel film. È dovuto arrivare il secondo trailer a narrarci l'incipit della storia. E l'ha fatto benissimo. Qui invece Wonka parte già a razzo. Ti presenta un po' i personaggi, ti presenta l'incipit di trama e via. Così tu sai già adesso che tipo di film andrai a vedere, ovviamente non spoilera troppo. Cosa che invece, guardate come mi collego bene al secondo trailer che abbiamo visto, cosa che invece sembra fare molto di più, il secondo trailer di Blue Beetle. Blue Beetle, film che arriverà in agosto, adesso non mi ricordo purtroppo la data precisa, ma comunque hanno rilasciato un nuovo trailer ed è giusto perché tra un mesetto arriva in sostanza. Intanto buonasera anche alla signorina Claude. E com'è sto secondo trailer di Blue Beetle? È un po' simile al primo, solo che butta ancora dentro più roba e hai quasi l'impressione di aver visto gran parte del film in questo trailer. Gran parte del film c'è la ripresa della situazione iniziale e i poteri dello scarabeo e la coscienza dello scarabeo che dialoga col protagonista. L'unica cosa che non si vedeva nel primo trailer erano i nemici, in sostanza, e qui te li fanno vedere in tutto il loro splendore. C'è addirittura più di una configurazione, più di un'armatura per il cattivo principale. Quindi c'è, cos'altro c'è da vedere? Forse poco altro. Ma non è che sto Blue Beetle sia comunque un film che dovrebbe rivoluzionare così tanto, No, perché già Black Adam si farà questo e quell'altro, The Flash si resetterà l'universo. Quindi perlomeno qui non stanno, James Gunn non sta dicendo puttanate, è tutto tranquillo, perfetto, sintetico, basta. Così, Blue Beetle. Oltretutto però si vede la nonnina con il mitragliatore. Cioè, questo dovevano assolutamente farlo vedere nel trailer come punchline finale, tra l'altro. Cioè, finale del trailer è sta nonnina che prende sto mitragliatore atomico e fa tipo la gangsta. Grazie, interessante, però vabbè, passerei oltre. Sto Blue Beetle anche qua, io francamente non è che ho grossissime aspettative, ma il trailer era un po' carino e via. Claude mi chiede, hai modificato il layout della chat? No? Cioè, ma questo qua di fianco, questo qui, no, è sempre stato lo stesso, credo. Io non ho fatto modifiche. Se è stato modificato, ha fatto tutto Twitch, raga, No, quello di fianco è sempre lo stesso. Idem. Cioè, perlomeno, ecco, una cosa che ho notato è che stavolta qualche colore lo rispetta di più. L'altra volta erano tutti a... No, anche questa volta sono tutti a caso. Boh, non lo so. Niente. No, non lo so, signorina Claude. Non so, dovrebbe essere sempre lo stesso, in ogni caso. Quindi, insomma, sti due trailer qua, raga, niente di chissà che, ma nemmeno male, Potrebbero essere dei film divertenti, ma forse nulla di più. Non che pretendessimo altro. Ma direi di passare all'angolino, alla parte del pre-show preferito dai nostri spettatori. Ossia, il box office. Allora, signori miei, bei signori miei, il box office. Come sta andando il cinema in questo periodo? Ovviamente male, come sempre. Non sta andando bene il cinema, però c'è qualche film che ce la fa ancora. Parliamo un attimo di Across the Spider-Verse, che tra l'altro esce, ahimè, dalla top 5, si ferma comunque al sesto posto degli incassi americani, perché diciamo che tutti i siti, bene o male, che parlano di incassi di blockbuster americani, nelle classifiche tengono presenti gli incassi solo degli Stati Uniti. Esce dalla top 5 ma rimane in top 6 e raggiunge, ragazzi, Spider-Man Across the Spider-Verse, 667 milioni totali di incasso ad oggi. Oggi, 21 luglio. Cosa vuol dire? Che è un grandissimo successo, a quanto pare, ancora in sala. Sì, è passate 5 settimane da quando è uscito e ancora è possibile andare a vederlo in sala.
quindi andate a vederlo. E che dire, è costato 100 milioni, ne bastavano 300 per cominciare a guadagnare, questo è addirittura d'arrivo per i 700 milioni. Se volete la mia opinione, purtroppo non ce la farà. Non credo farà ancora molto, mancherebbero 23 milioni, boh, magari li fa, però se li fa arriva lì e si ferma un attimo. Per cui comunque è andata di lusso, gente, ha fatto più del doppio del minimo che gli serviva per cominciare a essere un film profittevole dal punto di vista economico. È un ottimo film, uno dei migliori di quest'anno, quindi va di lusso, gente. Io sono contentissimo per Across the Spider-Verse, contentissimo per Sony, un po' meno per la polemica di cui abbiamo già parlato nell'ultima tana, nella penultima tana, scusate, per gli animatori. Gli animatori, 106 recensioni in massa, ritmi di lavoro sconvolgenti, al limite della schiavitù, se non addirittura vera e propria schiavitù, un vero peccato. Però il film va bene. Quando noi parliamo solo del denaro, il resto non ce ne frega. E invece, un'altra delle uscite più recenti, il buon Indiana Jones e il quadrante del destino! Come sta andando? Una merda! No, beh, non proprio una merda, però è fuori. Bella gente, da 2 settimane. Ed è arrivato solo, e poi capirete perché dico solo, a 307 milioni. 307 milioni sono comunque più di The Flash. Quindi perché Mattia dice solo 300 milioni? Perché il film è costato 295 milioni. Come cazzo, dove li hanno buttati tutti sti soldi? Com'è possibile che Indiana Jones sia costato quasi 300 milioni? Sapete cos'è costato 300 milioni? La Justice League, quella del 2017, che ne ha incassati 650. E con 650 milioni di incasso era un flop molto grave. Quindi sto Indiana Jones che ne è costati quasi 300, ne sta incassando 300? A quanto arriverà? 400? 500 a dir tanto? E non basta comunque, tu devi arrivare quasi al triplo del budget dichiarato per considerarti un film che guadagna soldi, se sei un blockbuster ovviamente, quindi con tanta campagna marketing e tanto esborso anche di merchandise e tutto. E raga, Indiana Jones va male. Va male, raga. Questo dovrebbe essere, tra l'altro, si spera, la conclusione della saga. Quindi, comunque, forse non ne farebbero altri. E quindi, boh. Se dichiarano un budget sbagliato, penso sia un po' un reato, Speed. Però non mi intendo di legislazione americana. Quindi, insomma, sto Indiana Jones non sta andando bene. Sta abbastanza piacendo, da quello che vedo, ma non sta andando abbastanza bene. Vi ricordo che ha comunque fatto più di The Flash, ma non è abbastanza. Perché The Flash ha fatto davvero poco, eh. Ha fatto poco più di 2 Shazam Furia degli Dei. Ricordiamoci, Shazam Furia degli Dei è stato un disastro. Raga, un disastro. The Flash anche, perché ha visto quello che è costato. Quindi, oh, aiuto. E Sugo King fa una domanda interessante. Quindi se un film è di qualità può andare di merda comunque. Ha voglia. Ha voglia. Raga, purtroppo non è, dico purtroppo, la qualità quello che fa incassare i film. Può contribuire, ma ahimè non è la causa dominante. È un peccato, perché io vorrei che fosse così. A volte succede, vedi The Batman, per restare un po' in tema blockbuster. The Batman è un blockbuster a tutti gli effetti, e ha quasi toccato gli 800 milioni. Ne è costati 185, se non erro, quindi è andato tranquillissimo. Esatto, Vic, che tra poco vi presenterò, basta vedere gli incassi della saga Fast and Furious. Tranne l'ultimo, che non sta andando bene. Però, vabbè, chi se ne frega, Fast and Furious, giustamente. Indiana Jones non va bene, difficile che rientrerà nei costi, ma invece, sapete quale film questa settimana, o meglio l'ultimo weekend, ha esordito col botto? Mission Impossible Death Reckoning Parte 1, che finora ha già quasi raggiunto i 300 milioni di dollari. Ma Mattia, ma scusa, ma perché Indiana Jones che ne fa 300 in 2 settimane non va bene e Mission Impossible invece che ne fa 300 in un weekend? Sì, proprio perché ne fa 300 in un weekend. Essendo
l'esordio, allora non ne fa proprio 300, ma ne fa, se vogliamo essere precisi, fatemi vedere che ce l'ho qua. No, in effetti ho stato un po' troppo alto con le stime, chiedo scusa, ne fa 250. Il primo weekend, raga, è tanto, nel primo weekend ha quasi raggiunto The Flash. 4 giorni, cazzarola, vuol dire tanto, bella gente. Anche questo abbastanza apprezzato. Mission Impossible, Tom Cruise, dopo lo sconvolgente, immenso guadagno di Top Gun Maverick dell'anno scorso, che nessuno si aspettava. Forse non doppierà il successo, ma comunque andrà bene anche con Mission Impossible. Tra l'altro è una parte 1, quindi forse la parte 2 potrebbe andare ancora meglio, se sta piacendo questa parte 1, boh. Però Mission Impossible esordisce bene. Uscito da una settimana, già guadagna bene. Purtroppo non possiamo ancora dire se sarà un flop oppure no. C'è da dire però che Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 parte con un budget di 291 milioni. E anche qui riuscirà a farne 870? Boh, forse sì, forse no. Se volete la mia è molto improbabile. E quindi purtroppo un altro flop economico. Raga, ma c'è qualcosa che sta andando bene? Cioè, per adesso, a parte Across the Spider-Verse, a parte Super Mario. Cioè, ma cosa sta incassando bene? Ve lo dico io cosa sta incassando bene, bella gente. Insidious. Insidious sta incassando bene. Un horror. Un horror sta incassando tantissimo. Sapete quanto sta incassando Insidious La Porta Rossa? 129 milioni! Ma come 129 milioni? Ma è pochissimo. È molto poco 129 milioni. Cioè, quello ha fatto 300 milioni è flop. Questo che ne ha fatti 250 forse floppa. Questo che ne fa 200, che ne fa 129, va bene? Raga, certo che va bene, perché sapete quanto è costato? Vedo che in chat l'avete già un po' capito. È costato 16 milioni. 16 milioni. Sono portati a casa un film che ha già fatto tipo 8 volte il budget. Cioè, raga, questi stanno già facendo le orgie alcoliche negli studios. Stanno facendo Baldoria da una settimana ininterrotta. Non è costato un cazzo. E raga, rischia di fare 10 volte il budget, perché 160 milioni sono a portata di mano. Vedete quindi cosa funziona? Funzionano i bassi budget. Ormai funzionano quelli. La gente sta andando poco al cinema. Io non so dirvi perché. Forse col fatto di essere stati chiusi in casa per un anno ci siamo disabituati a uscire di casa per vedere i film, a meno che non siano film grandi eventi tipo No Way Home, tipo Avatar 2, tipo in parte Across the Spider-Verse, tipo Super Mario. Perché raga, io già ve lo dico, di tutti i film che sono usciti da giugno fino adesso, solo quanti? Super Mario e Across the Spider-Verse, dei grandi blockbuster, solo 2/3 sono successi economici. E ne sono usciti qualcosa come 10. Il cinema non sta andando bene. Non sta andando bene. La gente non li va a vedere. E qui potremmo chiederci perché. Speed in effetti dice perché le piattaforme streaming cagano fuori un mese dopo. In realtà minimo 45 giorni, attenzione. Ma attenzione, scusate per la ripetizione, ma non confondiamo le piattaforme streaming con Disney Plus. Attenzione. Perché Disney Plus, quella che cerca sempre di far uscire subito, tranne quando vanno abbastanza bene al cinema, che però ultimamente sono un po' i casi limite. Quello che hanno fatto uscire più tardi è stato Quantumania. Ricordiamolo, un flop economico. Guardiani della Galassia, invece, che è andato bene, non mi risulta sia ancora arrivato. Magari ci metteranno un po' a farlo arrivare. Perché secondo me anche questa cosa in generale, che fa soprattutto Disney, ma anche un po' le altre piattaforme, dovrebbe iniziare a cambiare. Se la gente ormai ha capito, e un po' di gente l'ha capito, che quando va male 2 mesi dopo il film posso vedermelo a casa, perché deve andare al cinema? Come dice Vic, magari dove è impossibile trovare film, biglietti sotto i 12 euro.
Io pago già 12 euro al mese di Disney Plus. Perché devo spenderne per un solo film quando tra due mesi ce l'ho lì? E quindi qui forse fate uscire film 4 mesi dopo. Un tempo passava addirittura un anno prima del home video, raga, io me lo ricordo. Quando c'erano ancora le videocassette, tu andavi a vedere un film al cinema e se andava bene un anno dopo lo trovavi a noleggio. Un anno dopo! Adesso tutto subito. È un po' troppo, ci vorrebbe una via di mezzo. 4-5 mesi? Magari sì. Sì, sono abbastanza vecchio da ricordarmi questa cosa. Forse anche Vic. Tu c'eri ai tempi dei video noleggi, mi sa, eh? Quindi, insomma, questo potrebbe essere uno dei motivi. Oh, salve, Odra Noel, che sarebbe Leonardo al contrario. Salve. Sottovalutatissimo il noleggio, ormai non c'è più, raga, i video noleggi spariti tutti. Anche Frusciante mi pare che ha chiuso. Il video noleggio di Frusciante mi pare che abbia chiuso. Cioè, uno dei pochi che resisteva ancora, chiuso. Ma tipo fino all'anno scorso c'era un video noleggio quasi completamente automatizzato, tra l'altro, a Casatenovo, qui vicino a me, e hanno chiuso anche quello l'anno scorso. Stava resistendo, mannaggia, eppure ha chiuso. Però è così, raga, così come voi andate adesso nei Media World, andate adesso negli Euronics, eccetera, ma alcuni già non hanno nemmeno più un reparto Blu-ray DVD. Già non ce l'hanno neanche più. L'home video fisico sta sparendo in favore dello streaming. Ed è una cosa con cui dobbiamo scendere a patti, ahimè. E qui, parlando di streaming, mi ricollego al grande argomento del pre-show. Raga, è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori, c'era già. È iniziato lo sciopero anche degli attori. Degli attori hollywoodiani. Quindi adesso stanno scioperando due delle categorie più importanti dell'industria del cinema statunitense. Sceneggiatori e si sono uniti anche gli attori. La situazione è molto, molto grave. Non va assolutamente bene, signori. È nera, è nerissima. È nerissima per Hollywood, che non sentirà adesso gli effetti dello sciopero, ma li sentirà a partire circa da ottobre, perché comunque sapete che si lavora con un po' di anticipo, tant'è che alcune serie, alcuni film sono comunque già pronti, anche se non hanno ancora trailer. Vi faccio un esempio. La seconda stagione degli Anelli del Potere ha già finito le riprese, quindi uscirà. Uscirà come concordato. Anche se non ci sono ancora trailer né annunci, ma uscirà. Questo per farvi un esempio. Però, magari, i film che stanno girando, tipo Captain America 4, come si chiama adesso, Brave New World, riprese sospese. Gli attori non possono recitare. È un po' un problema, ma oggi con voi voglio fare un lavoro di fino. Ho trovato un bellissimo articolo di Vanity Fair, che vi linko anche in chat, beh, signori, se volete andare a vederlo. Daremo una rapida occhiata adesso. Lo sciopero degli attori di Hollywood, tutto quello che c'è da sapere. Innanzitutto, chi sciopera? Perché si fa presto a dire gli attori. Ma tutti gli attori? Beh sì, quasi tutti, signori. Lo sciopero che è partito il 13 luglio è stato indetto dal sindacato degli attori americani. Si chiama, una sigla, SAG-AFTRA. Qui leggo, nato nel 2012 dalla fusione tra la Screen Actor Guild, quindi SAG, e American Federation of Television and Radio Artists. Quindi AFTRA, SAG-AFTRA, è diventato un sindacato unico per gli attori da grande, piccolo schermo e anche radio. Hanno gli attori radio, per me è una cosa un po' nuova, però ok. Ma perché scioperano? Perché scioperano? Tanto un saluto a Gabriel. Perché scioperano? Cosa c'è che non va nel mondo degli attori? E qua vi leggo, perché voglio che tutto sia chiaro. L'ultimo accordo tra sindacato e studios è stato firmato nel luglio 2020, 3 anni fa. Sarebbe dovuto scadere il 30 giugno, da qui l'inizio delle trattative, che si sono spinte fino al 13, appunto, luglio. Attori e sceneggiatori chiedono ai servizi di streaming un aumento dei diritti residuali, cioè alzare le royalty che vengono pagate quando un film o una serie TV vengono messi online sulle piattaforme. E qua dobbiamo fare un piccolo discorsino.
succedeva perlomeno quando lo streaming non era ancora così imperante, che ogni volta che un determinato show, che fosse un film, una serie, qualunque altra cosa, venisse rimesso in onda sulla TV, eccetera, chi aveva partecipato attivamente allo show, quindi sono gli attori, attenzione, c'è un abbonamento, c'è l'abbonamento di Joker Chris 91, grazie mille per l'abbonamento. Sei un nano bagongo e stai andando a nuotare con le donnine pelose. Grazie mille, grazie davvero, apprezzatissimo l'abbonamento. E dicevo, cosa sono questi diritti residuali? Queste royalties, residuals? Sono delle quote che vengono pagate a chi ha scritto, a chi ha fatto regista, a chi ha recitato, per la rimessa in onda di un prodotto in cui fanno parte. Come vengono calcolate questi importi? Quando quando c'era la TV normale, il tutto era suddiviso in base alle pubblicità e agli sponsor. Tra l'altro, anche qui, piccolo discorso per farvi capire meglio la situazione. Sapete che le piattaforme streaming non sono obbligati a diffondere i dati di ascolto. Infatti non lo fanno quasi mai, lo fanno, guarda caso, solo quando ci sono successi eclatanti. Solo lì. Perché non sono obbligati. Non essendoci sponsor, non essendoci pubblicità, non essendoci importi di cui dover rendere conto a gente che sta mettendo denaro, se li tengono per sé. La piattaforma streaming di Disney rende conto solo a Disney. Netflix rende conto solo a Netflix. E così via. E così discorrendo. Cosa succede però? È qualche anno che con tutte queste cose in streaming, gente che si abbona, soldi che entrano e escono, nonostante quasi tutte le piattaforme siano in perdita, e questo va detto, che attori, sceneggiatori e chi per loro di sti residual non sta vedendo una mazza. Cioè io adesso sto guardando The Batman, la serie animata, sopra in video. Nessuno prenderà le royalties perché io la sto guardando. È un problema, signore, è un grosso problema. E infatti scioperano. Perché questo è un punto comune sia degli sceneggiatori che degli attori. Questi residuals. Ed è, raga, una buona fetta dei soldi che prendono gli attori e gli sceneggiatori. Ricordiamoci, raga, che è stato diffuso un dato dallo stesso sceneggiatore della puntata di She-Hulk in cui compare Daredevil, che per essere la puntata più vista in assoluto di ogni serie Disney Plus, $400. $400 per la puntata più vista. Quanti milioni, quante decine, / centinaia di migliaia di persone l'hanno vista? $400? Poi ci meravigliamo se scioperano, porca puttana! Poi ci meravigliamo. Ci sono attori che stanno condividendo che gli arrivano gli assegni di 80 centesimi dei residuals. Porco cane! Ma si può! Perché poi qua arriva le polemiche, ma gli attori strapagati che scioperano perché non gli danno 200 euro in più. Sì, peccato che gli attori strapagati siano meno del 5% di tutti gli attori che lavorano. C'è gente magari che recita come coprotagonista in serie della Madonna che prendono le briciole. Mi ricordo uno screen condiviso dall'attore che fa Arondir nella serie del Signore degli Anelli. Ismael Cruz Cordova si chiama. Poi ti leggo, Joker Chris. Finisco un attimo il discorso. Che praticamente diceva che da quando ha iniziato a fare l'attore, 2-3 anni fa, lui comunque ancora non può pagarsi una casa. Non può comprarsi una casa. Non può farlo, lavora da 3 anni in Hollywood. Lavora da 3 anni e ancora non è riuscito a comprarsi una casa. Che poi neanche un appartamento, neanche monolocale. Non è ancora riuscito. E ha fatto un protagonista della serie Amazon più vista finora. Con un investimento, con la serie più costosa del mondo, più vista finora sopra in video. C'è qualcosa che non quadra.
c'è qualcosa che cazzo non quadra. E quindi stanno scioperando soprattutto per questo, non solo, perché poi c'è la questione dell'intelligenza artificiale, ragazzi, Qui leggo: l'altra richiesta verso l'industria riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle produzioni cinematografiche e televisive. Esigono garanzie per far sì che l'IA non sostituisca le persone e salvare quindi il proprio lavoro. Perché si parla appunto di vabbè, ma tu ti fai pagare per sta seduta in cui io ti fotografo un po' di volte e poi ti riuso come comparsa quando cazzo voglio io senza darti un euro. E mi sa che vi attaccate un po' al cazzo, signori. E comunque anche ragione su King, che cazzo se ne frega, sono sta pagati, è giusto che tutti abbiano i soldi che gli spettano, e questo è vero. Leggo anche Joker Chris 91: ti ho conosciuto a Bergamo Comic Con quando parlavi del Signore degli Anelli, ma mi rendi felicissimo questa cosa. Ben speso l'abbonamento, ragazzo, con tanto a sapere il Signore degli Anelli, davvero grazie, grazie mille. E vedrete a settembre cosa inizia per il Signore degli Anelli qua su questi canali. Vabbè, quindi in sostanza, ragazzi, è iniziato lo sciopero dei sceneggiatori, non si sa quanto possa durare. Fatto sta che comunque dall'altra parte i produttori sembra che non vogliano venire incontro né agli sceneggiatori né agli attori, e quindi qua mi sa che ce la trasceneremo molto per le lunghe, e quindi arriveremo già l'anno prossimo che non c'è un cazzo in sale sulle piattaforme streaming. Ai ai ai, ai ai ai. È un bel peccato. È un bel peccato per noi, ma soprattutto per chi sta scioperando. Anche perché i sceneggiatori stanno scioperando da maggio, e quindi è da maggio che non prendono un euro, perché non lavorano. Meno male, dico io, che si sono aggiunti gli attori, perché finché non si erano aggiunti gli attori sembrava che lo sciopero dei sceneggiatori fossero betta da nulla, e mo li voglio vedere, e mo li voglio vedere, dato che partecipano anche i big, partecipano soprattutto i big attori, quelli strapagati. Quindi vedremo come si risolveranno le cose. Vedremo a settembre, quando tornerà la seconda stagione della Tana e Nano Bagongo, se qualcosa è cambiato in meglio. Io francamente spero di sì. Ma direi che è arrivato il momento di dirigerci al main topic. Allora, come vedete anche il titolo che ho messo alla live, Tia vs Vic, Dawn of Giacomo Pistola. Perché oggi io voglio vedere scorrere, molto metaforicamente, il sangue, in realtà intendo l'amore, con il buon Sir Victor, che è qui con noi. Ciao, Sir! Buonasera! Yeah! Oggi facciamo i baffi! Questa sera facciamo i baffi! Ma con che citazione mi entra lei, Sir? Come stai? Oh, sto benissimo, sto davvero molto bene. Sono un po' preoccupato, come dicevo, lo sciopero dei sceneggiatori attori. Che bordello, Vic. Tra l'altro io non avevo capito un cazzo di questa cosa, ora invece ho capito tutto. Quindi hai capito? Cioè, poi, vabbè, ovviamente, ma per cosa scioperano? È per i soldi, ovviamente, che per che cazzo devono scioperare? Raga, ma io non sapevo tutta la questione, per esempio, della IA, dell'intelligenza artificiale. Sì. In realtà non sapevo neanche l'altra, quindi top. Vedi che la Tana e Nano Bagongo si imparano le basi. Esatto. Eccoci qua. Allora, Sir, oggi voglio confronto io. Perché io voglio capire se tu riesci a infondermi un po' di fiducia. Che paura. Questo mi ricorda quando abbiamo fatto la live sul finale di Ring of Power. Oddio, che comunque, prima del finale, quanta roba. Allora. Ok. Vic, okay. James Gunn, sì. faccio un po' un piccolo recap. Sì. James Gunn, insieme a Peter Safran, sono questi due i nuovi presidenti dei DC Studios, che in teoria dal 2025, ma con gli scioperi mi sa che non saranno mai più quelle date, dovrebbe far ripartire un universo condiviso cinematografico della DC. Raga, non posso alzare Vic più di così, mi dispiace. Scusa, raga, cercherò di urlare. Mi dispiace, non posso alzarlo più così, abbiamo fatto delle prove prima, questo è il volume massimo. Se vi può essere di conforto, su YouTube avrà un audio migliore, perché userò il compressore audio per alzare tutto a un limite più alto. Succede che quindi, in teoria, con Superman Legacy, film che verrà scritto da James Gunn, e anche diretto probabilmente, non so se hanno già annunciato che lui sarà alla regia, sì? Perché questo non me lo ricordo effettivamente, quindi scritto e diretto... Da Giacomo Pistola, perché Gunn ha 2 N, quindi Pistola. Ok. Ma cosa succede?
A parte che James Gunn da gennaio, quando ha annunciato sto universo, dice talmente tante di quelle puttanate, gente, che voi a The Flash vi siete svegliati. E qua ve lo devo dire. Ma svegliarsi prima, signori miei! Che cazzo! Ma The Flash era brutto e non ha resettato l'universo. Ma va? Ma non mi dire! Ma, ricordiamo invece quelli che hanno detto ma The Flash invece ha resettato, l'ha fatto. Sì, sì. Certo, infatti ne prevede voce a George Clooney, ragazzi. Sì. Certo, posto che, cioè, visto i deliranti annunci degli ultimi periodi, perché no? Voglio dire. Posto che ci arriviamo a prenderlo. Guarda, Vic, perché oggi di cosa voglio parlare? Io voglio parlare del fatto che ci sono troppi personaggi in Superman Legacy. Scusate, devo citare Richard Benson. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Nathan Fillion, che fa Guy Gardner, quello della tipa nel frigo. No, quello è Kyle Reiner. Vaffanbano, vabbè, comunque. Guy Gardner è quello un po' sbruffone, no? Che insulta tutti, la testa calda del gruppo. Ok, benissimo. Nathan Fillion, Lanterna Verde. Quindi, nel primo film, Lanterna Verde. Poi c'è quella che ha fatto live action di Dora l'esploratrice. Che fa Hawk Girl. Nel frattempo è cresciuta molto bene, ragazzi. Se andate a vedere, ti trovo i nomi. Attenzione, la ragazza uccello. Esatto. E lei è Isabella Merced. Perfetto. Isabella Merced che fa Hawk Girl. Hawk Girl. E va bene. Poi c'è Quelli che l'hanno visto se lo ricorderanno come Loran in Twilight. Anch'io me lo sono ricordato per quello. Che in Twilight sembrava il tizio dei Black Eyed Peas, sembrava Will I Am, cioè vero, insomma. Vero, vabbè. Vero. Che fa Mr. Terrific. Sì. E tutti. Gateghi. Non so e tutti. Sì, sì, no, è giusto. E tutti. E chi cazzo è? Lo chiederemo tra poco a servito. E poi, perché non è sufficiente, c'è anche Metamorfo, interpretato da quello che faceva Zaz nella serie Gotham. Grande serie, Ser? Grande serie Gotham. Serie da recuperare. È anche di Corrigan lui. Tra... Eccoci qua. Quindi, per citare Ian Malcolm, senta, è possibile che si possa vedere un po' di Superman in questo film su Superman? Così. Io ho delle cose da dire. Ok. Allora, se vuoi comincio. Comincia tu, Vic, vai. Ok, allora, diciamo che io intanto vorrei prendere le distanze da una cosa. Non so se è una cosa che hai detto anche tu, non ci ho fatto caso. Sentiamo. Però ho sentito molta gente paragonare Gunn, cioè la gestione di Gunn, che deve ancora cominciare, alla gestione di Snyder. Allora sì. Io vorrei subito mettere un puntino sulla lista. Anzi, Snyder, mi spiace, ma a livello di idee ha cominciato meglio. Cioè, ti rendi conto di quello che mi fa dire James Gunn? Ti rendi conto? Allora, mi fa dire che Zack Snyder ha iniziato meglio! Cazzo! Secondo me ci sono delle cose di cui parlare. Scusate, era per la clip che andrà su TikTok. Scusate. Allora... Scusate. C'è da dire che, a proposito di clip su TikTok, che James Gunn ha tolto la E dal nome di Superman, questo è un altro discorso, comunque. Perché sennò se scambiavi le lettere... Esatto, facciamo lo stesso discorso dell'altra volta. Okay. Allora, intanto secondo me c'è una cosa da dire. James Gunn è, per me, cioè io mi sto facendo un discorso, uno scrittore infinitamente migliore di Zack Snyder. Secondo me. Ed effettivamente... E secondo me lo è anche a livello di regia, non soltanto a livello di scrittura. Questo quindi è fuori di dubbio. Non che ci voglia, cioè probabilmente, non lo so, anche il tuo vicino, quindi tua madre vorrebbe fare una regia migliore. Sono i vicini. Quindi secondo me già per questo non penso che vedremo la stessa cosa, perché il punto secondo me non è neanche tanto gestire tanti personaggi quanto... gestirli bene. Perché? Perché noi in questo film vedremo sicuramente dei punti chiave, no? Cioè noi vedremo sicuro qualcuno, oddio, poi ragazzi, sicuro c'è soltanto la morte, però che è più forte. Però probabilmente vedremo, per esempio, qualcuno che farà il supporto tecnico a Superman,
che sia via radio, che sia da casa su un PC, che sia insomma da qualunque parte, no? E, secondo me la scelta che ha preso Zack Snyder, sì, vabbè, lo vedi, James la scelta che ha Gunn. preso James Gunn, Le scelte che ha fatto Zack Snyder non è... lasciamo perdere. visto che noi abbiamo un universo condiviso preesistente, cioè lui ha detto, noi, poi ovviamente se è vero o non è vero, regà, noi se basiamo su quello che ha detto, noi cominceremo, cioè questo sarà un universo condiviso. Mi piace come stai cominciando a mettere in dubbio ogni cosa che abbia detto. Sì, no, Ed è giusto. ormai È c'è cioè, poco da giusto. fare. Cioè, non è quindi noi partiamo con la consapevolezza che sarà un universo condiviso. Quindi, se invece di prendere un personaggio, no, mi viene in mente proprio il Batman di Burton, no? Lui che cosa ha fatto, per esempio, il Batman di Burton? Il tizio là, te lo ricordi, l'amico di Vicky Vale? Nox, il No, esatto, che non giornalista. esiste, esatto, che non esiste nei fumetti. Secondo me, quasi stavo, invece di prendere personaggi magari inventati da zero, hanno preferito cominciare a mostrare i personaggi che poi andranno a formare il contesto ampio. Quindi, al computer di Clark, invece di esserci amico simpatico X che ha scoperto che è Superman, ci sarà probabilmente Mr. Terrific. Secondo me sarà così, Ma a me perché tu sembra dai una poi. puttanata ancora più grande, perdonami, No, Mick! perché? Scusa, perché? Ma Cioè, ascolta, allora. invece di introdurre un personaggio Ma mettimi un nuovo personaggio che. di Superman, non prendermi un altro eroe! Questo però è diventato ad oggi un concetto molto complicato perché. Ormai i personaggi, ma già da 20 anni, rimbalzano dappertutto. Cioè, ormai, se tu, per esempio, sai quante volte mi capita, per esempio, ah, ma quello è un cattivo di Superman. Boh, ci combatte Superman, ci combatte Batman, ci combatte Wonder Woman. Cioè, ormai i personaggi rimbalzano, soprattutto quelli che sono stati scelti in questo film. Cioè, Lanterna Verde, Hawkgirl, Mr. Terrific, Metamorfo, sono tutti personaggi che non hanno storia a sé. Non hanno. Cioè, non è che. Esempio a cazzo, Mr. Terrific tu non lo vedi solo nelle storie di Batman, lo vedi da Batman, da Superman, da Justice League, su, giù, li vedi, sono un po' delle puttane che tu metti un po' dappertutto. È così, nel senso. No, non me l'aspettavo, cioè è arrivato un po'. Quindi secondo me potrebbe avere, cioè, secondo me potrebbe avere senso perché il discorso è diventato quello, senza contare che. Ovviamente questi personaggi non avranno un minimo di approfondimento perché verranno approfonditi in serie o in film successivi. Che per quanto sia un ragionamento del cazzo, ormai purtroppo sappiamo che funziona così, come la Bat Family che vede Però Superman questo era il da ragionamento di Zack Snyder. E abbiamo visto com'è andata. Sì, no, vabbè. Zack Snyder, secondo me, il problema è che è partito senza un piano in realtà. O cioè, il suo piano era folle: Batman che veniva molestato in prigione, si scopava Batman che Lois si Lane, schiantava cioè. Lois Lane. Cioè, era proprio una cosa folle, no? Invece, per esempio, io mi sono fatto un po' dei miei film, no? Tipo, Lanterna Verde, tutti quanti hanno detto, non ha senso. In realtà, potrebbe averne. Perché? Perché Lanterna Verde, tra l'altro, Guy Gardner era stato il secondo Lanterna Verde della storia, quindi potrebbe starci pure per quello. Semplicemente lui, che fa? Difende la Terra, tutta la Terra. Quindi, se c'è una minaccia, magari Superman combatte con Bob, Brainiac, con qualunque minaccia X, ha senso che Lanterna Verde protegga il suo settore, quindi ha senso che intervenga durante lo scontro. In un ipotetico universo che nasce come un universo condiviso, di conseguenza, io mi aspetto, se io so, tu mi dici, guarda, da domani esco, questi sono i primi film annunciati, no? Esistono anche le lanterne, ok? Allora, è un po' il discorso perché gli Eternals non hanno aiutato con Thanos, no? Ovviamente non erano stati pensati, semplicemente, e loro poi l'hanno giustificato come l'hanno giustificato. Però invece noi qua stiamo dando via un universo che già è pensato, quindi io lo so che ci saranno le lanterne in questo universo. Quindi se ci sono le lanterne e non c'è magari un piccolo casino a Smallville, ma magari stanno spaccando Metropolis, perché non ci sono le lanterne? Somebody Questo è say! un po' Scusa, hai detto il discorso Smallville e mi è fatto, partito. no? Ci Ok. sta, lo apprezziamo. Però Secondo sai. me. Aspetta, scusami, Ah, dimmi tu, ok, no? vai. Perdonami. Scusa, pensavo avessi No, finito, vai. no, scusami tu. Poi, tra l'altro, anche il dire ci sarà un po' di Superman in questo film di Superman. Cioè, noi per quanto ne sappiamo, magari sti personaggi potrebbero anche apparire tutti e quattro per 5 minuti a schermo totale l'uno in un film che durerà almeno, credo, 2 ore. E secondo me questo non andrà in alcun modo a cancellare il background di Superman. Cioè, visto che appunto, secondo me, sarebbero stati comunque introdotti dei personaggi, soprattutto con l'idea che questi personaggi non verranno approfonditi, e soprattutto con l'idea che sono comunque tutti personaggi secondari barra terziari,
Poi vabbè, c'è sempre il fatto che non sarà un film delle origini, Gunn a quanto pare lo ha confermato, quindi è che le cose che mi hai detto mi preoccupano ancora di più. Vai, vai, cioè, capisci? Andiamo. Allora, io premessa la valuterò senza considerare minimamente neanche una vignetta fumettistica. Ok, questo è un progetto cinematografico e quindi mi limito a valutare le idee, non l'esecuzione. A livello cinematografico, raga, perché dicevo prima che Zack Snyder ha iniziato meglio? Perché in Man of Steel c'erano solo personaggi di Superman. Sì. Man of Steel. Man of Steel non doveva essere l'avvio dell'universo. E su questo siamo d'accordo. Ma nel primo film del DCU, che era Man of Steel, le idee erano migliori. Ma per un semplice fatto. Allora, che tu lo voglia o meno, questo deve essere un nuovo universo. Vuol dire che tu devi, dovrebbe essere il tuo dovere se vuoi fare tanti soldi, poi magari te ne frega il cazzo, ma con tutti i film che floppano io terrei un attimo conto questa cosa. Tu devi far sì che il pubblico si affezioni al brand. Deve tornare a casa rivalutando Superman. Rivalutando. Questo sarà difficile. Attenzione, certo che sarà difficile. Proprio perché è difficile. Ma che cazzo mi metti altri personaggi che non sono del microcosmo di Superman? Anche perché, scusa, tu mi metti Superman e Lois, giusto? Poi, e Ken ce lo metti Perry White? E Ken ce la metti la madre? E ce lo metti Jimmy Olsen? Quanti personaggi devono esserci in un film d'esordio perché la gente ci si affezioni? Cioè, soprattutto, ma che cazzo mi metti la Lanterna Verde? Cioè, la Lanterna Verde presuppone una grandissima mitologia molto pesante che deve essere anche minimamente accennata. Perché sennò facciamo la fine di Black Adam. Certo. Facciamo la fine di Black Adam. Arriva Dr. Fate. Ah, sì, sono un mago. Tutti, come Doctor Strange. Fa anche le corna e si moltiplica. Arriva Captain Atom. Si ingrandisce come Ant-Man e la tuta di Deadpool. Cioè, non dico che ovviamente questi personaggi No, rischiano di essere copie, la però. colpa ovviamente in questo caso è del pubblico, ma va preso in No, considerazione. secondo me la colpa è di chi fa i film qua, raga. Perché Dai, non lo io so, infatti, ma allora. infatti, attenzione, no, perché il punto mio non è, ma guarda che fanno dei personaggi simili a Marvel. È che la No, gente non ha certo. potuto identificarli in altro modo se non sono copie della Marvel. E sto Lanterna Verde, come può essere identificato se prima non c'è stato un film sulle Lanterne Verdi? Lanterna Verde è un concetto ancora più complicato di Superman, se vogliamo proprio metterlo giù pari pari. E tu in un film di Superman me ne inserisci una? Nathan Fillion c'ha 50 anni anche, vuol dire che Lanterna Verde è anche da un po' di anni. Quindi mi stai dicendo che il primo supereroe del nuovo universo non è il primo arrivato? Cioè, quindi l'universo è addirittura iniziato anni prima? E perché non mi fai vedere sto benedetto inizio? Perché non mi fai vedere Secondo me. l'inizio? Perché qui, raga, veramente, si fa la fine di Batman v Superman. Batman è attivo da 20 anni. E sti cazzi? Perché? Però, attenzione, è vero che non ti ho messo ancora la morte di Robin, però ti ho fatto vedere la tutina con scritto Jokes on You, eh? Così la gente si incuriosisce. Non è fregato un cazzo a nessuno. Non è fregato un cazzo a nessuno. Ed era Batman v Superman. Quindi, perché la gente dovrebbe fregarsi di Lanterna Verde? Che anche grazie a film di molto più successo, vedi Deadpool 2, è stato ancora più ridicolizzato come film e quindi, per chi non è avvezzo ai fumetti, anche come personaggio. Purtroppo è così, gente. Cioè, qua si rischia di fare il passo ancora più lungo della gamba rispetto a come è stato fatto con DCU. Questo è il mio timore. Giudico le idee, di nuovo, non l'applicazione. Però, se tu mi arrivi ad annunciare in pompa magna
Che c'è Guy Gardner fatto a Nathan Fillion, che c'è Hawk Girl fatto da Dora l'esploratrice cresciuta e più gnocca, che c'è Mr. Terrific fatto da Loran che era Will.i.am in Twilight. Cioè, vuol dire che se sti personaggi compaiono 10 secondi l'uno, perdonami, ma perché non mi annunci attori di cui me ne freghi qualcosa? Perché non mi annunci personaggi di cui me ne freghi qualcosa? E quindi io do per scontato che siano personaggi importanti. Cioè, quindi io pensavo una cosa: tu vuoi rilanciare un universo, partendo da Superman, che è il primo supereroe della DC, anche a livello temporale. Quindi tu me lo devi vendere come l'inizio della storia, con il primo supereroe del mondo, così come lo intendiamo oggi. Vado a vedere il film e si scopre che è l'ultimo arrivato, letteralmente. Ma uno perché dovrebbe affezionarsi? Cioè, secondo me si parte già malissimo. Cioè, io penso che tu lo potresti scrivere talmente tanto bene che però al massimo sarebbe un film godibile. E purtroppo tu non puoi iniziare con un film che è solo godibile, il nuovo universo della DC. Non puoi. Perché sapete qual è un film godibile? Shazam, Fury of the Gods. Quanto ha fatto? 130 milioni. E questo è il mio cruccio. Cioè, è per questo che io avevo anche scritto nella storia di Instagram, io ho perso tutto l'hype, perché sono ancora costretto a pensare che l'ultimo grande film su Superman, per Superman e di Superman, sia Superman Returns del 2006. Con Brandon Routh. Cioè, io questo devo pensare. E a me gira un po' il cazzo. Secondo me c'è un problema d'applicazione in generale qui. In che senso? Nel senso che il modo in cui arriverà Superman Legacy sarà un modo diverso. Io ho visto molti dire in Iron Man c'era solo Iron Man, in Iron Man nel 2008 c'era solo Iron Man, ed è vero, ma non siamo più nel 2008. E ho sentito tante persone, veramente tante, dirmi mi sono rotto il cazzo delle origini. Io sono una persona fissata con le origini, e se noi facciamo un attimo un pensiero su, per esempio, No Way Home, no? No Way Home non è nient'altro che un film d'origine, arrivato 7 anni dopo. Perché tu non hai mai dato... È arrivato al terzo film, tra l'altro, però vabbè... Esatto. Po' tardi, a un certo punto, tu non hai mai dato a Peter il... Da grandi poteri devono grandi disponibilità. Quindi Peter non esiste. Infatti, noi un Peter nasce, ok? Perché gli serve quel trauma. C'è un cazzo da fare, gli serve, lo deve vivere. E secondo me non è una cosa brutta da mettere in scena. Magari capisco che dopo tot volte che sono state fatte le origini uno si rompa il cazzo, questo è ovvio, però secondo me i film delle origini servono. Tuttavia questo film non sarà un film d'origine, sarà una roba nuova, un nuovo modo secondo me anche di vedere il cinecomics. In che senso? Vuole abituare secondo me proprio il pubblico a dire guarda che da oggi il film solo su quel personaggio non ci saranno. Già è stato detto che in molti dei prodotti annunciati ci saranno un sacco di contaminazioni, e probabilmente le origini arriveranno dopo. Infatti è già stato detto che la serie che uscirà sulle Amazzoni, e guarderemo io, Gunn e probabilmente la madre di Gunn, verrà raccontata la storia dell'universo DC fino a quel momento, partendo da Ippolita con la nascita degli dèi in una serie. Cioè, racconti questa cosa importantissima, cioè vedi che le idee fanno cagare, cioè le idee fanno proprio schifo. Perché purtroppo si devono adattare al mood. Cioè, ormai è impossibile pensare a un universo cinematografico condiviso senza serie. Per quanto io sia il primo che gli rode il culo, perché a me mi stanno sul cazzo le serie, non riesco a seguirla, una certa, non riesco più a starli dietro. La serie sul pinguino, tutti sono mega hype, io non ci riesco. Io non la vedrò. Cazzo me ne frega. Non ci riesco proprio. Però ormai funziona così. Cioè, ormai l'MCU purtroppo ha settato quello standard, e il pubblico se lo aspetta. E il problema è che... Qua c'è un grosso problema, però. Le serie MCU sono arrivate nella fase 4. Certo, però ormai siamo arrivati. Cioè, l'MCU ha avuto tempo, e sono stati molto bravi in questo, di costruirsi il suo universo. E deve prenderselo anche la DC. Deve prenderselo. Ma secondo me la Warner non può. Cioè, non ripartire dal ripartire da Iron Man, tra virgolette, no, se vogliamo fare il paragone, per me ad oggi è impossibile. Ma deve farlo. Anche secondo me andrebbe fatto, ma verrebbe recepito male dal pubblico. Dal pubblico generalista verrebbe recepito male. E invece io ti dico che verrebbe recepito bene. Proprio perché è troppo tempo che manca una cosa del genere. Sono tutti, secondo me, troppo settati sul mood. Mi sono rotto il cazzo delle origini. È un po'... Secondo me
loro stanno navigando un po' in acque scure, perché è un po' come se come fanno sbaglieranno. Ma c'è, secondo me c'è una falsa percezione, raga. Sapete chi si è rotto il cazzo delle origini? Quelli che se vanno al cinema fanno guadagnare 10 milioni a film, non quelli che fanno guadagnare 800 milioni. È quello il fatto, raga, Io non credo che noi non vedremo le origini. Quindi non va ascoltata quella campana. No, no, sono d'accordo, va sempre ascoltata la maggioranza, però io credo che noi le origini di Superman le vedremo o in un flashback o magari una roba del genere ci verranno dette in qualcosa, perché comunque, raga, Clark scopre molto tardi di essere un alieno. Cioè Clark fino a 28 anni nella vecchia origine, in quella nuova forse 25-26, era convinto di essere un mutante. Ad esempio un mutante che viene come Miss Marvel. Con Smarvel, esatto. Un saluto a Edo, che è contentissimo di questa svolta anche fumettistica. Quindi, anche secondo me, vedere, cioè, lui ha detto che sarà un Superman avviato da più o meno 2-3 anni. Non implica che le origini siano già state dette. Ovviamente, certo, se fosse pure qua stato, no, Superman è attivato da 20 anni, no, vaffanculo, ovviamente. Però non è. Cioè, così. Da quando ha 11 anni, che cazzo. Se avessero fatto una manovra simile Batman di Affleck sarebbe stata una merda, però a quanto pare non è così, anche se in realtà questa cosa pare che verrà fatta in Brave and the Bold, ma boh, vabbè, ma di nuovo Superman, vedremo. Comunque con Superman non sembra essere così, e secondo me è anche difficile, perché io sono d'accordo sul discorso, questo film non deve essere un film carino, cioè questo non deve essere un film che dici ma bellino, questo deve essere un film che fa cambiare idea alla gente sulla DC, perché non ci prendiamo per il culo, è vero che il cinema sta andando di merda, ma i film DC stanno andando di merda anche perché sono DC, c'è un cazzo da fare, raga. Mi sa che guarda, io sentivo Mattioschi l'altro giorno e sono d'accordo con lui, mi sa che la gente ha imparato a distinguerli. Sì, imparato, raga, perché d'accordo. Veramente Guardia della Galassia 800 milioni, The Flash meno i 300, la gente sa cosa non andare a vedere. Ha imparato ormai. Ormai questa cosa è certa. E da una parte non riesci neanche a dargli torto dopo tutta la merda che hanno fatto, no? Cioè, a me uno cazzo. Che mi dice: a me un sacco di gente mi ha detto: io flash muovo di streaming perché non ci ho voglia di spendere. Comunque, andare al cinema, questo magari si collega pure un po' al discorso che hai fatto nel pre-live. Però andare al cinema, raga, costa ormai. Fine. Cioè, se tu vuoi andare pure con la pischella tua al cinema e mica sei stronzo che fai pagare l'erbietto, glielo paghi te. Per pagare due biglietti. Pure semplicemente due bottigliette d'acqua, se non volete pigliarvi 30 euro partono. Raga, quindi devo spendere 30 euro per andare a vedere un film che dura 2 ore e 20 e mi fa cadere i coglioni per terra. Aspetto, me lo di streaming, aspetto che esce online. Ragazzi, c'è un cazzo da fare, è così. Quindi, stesso discorso si applicherà a Blue Beetle, stesso discorso si applicherà ad Aquaman, eccetera, eccetera, eccetera. Di conseguenza, sto Superman Legacy, ragazzi, deve essere un film della Madonna. Anche perché Superman al cinema non è mai stato davvero capito, non è mai stato davvero messo bene in scena. Sono state messe in scena delle sfumature, ma Superman e l'universo di Superman non si è mai visto. Quindi, secondo me, questi personaggi che li gravitano intorno potrebbero dare, se gestiti bene, un glow up. Ovviamente devono essere gestiti bene, cioè questo è indubbio. Se mi danno la stessa gestione che hanno dato, boh, a Diana o in Batman v Superman, allora mandiamo tutto a fanculo, o a Doomsday, no? Però non è detto che questi personaggi siano scritti male. In un ipotetico film, no? Il film inizia, noi non sappiamo ancora chi sarà il villain, ipotizziamo un Brainiac, magari Brainiac arriva. Minchia! Potrebbe non essere male. Però, cazzo, con tutti questi personaggi pure Brainiac, ma metti metallo, che cazzo ne so. Bello, però, ma metallo così non sarebbe... È metallo! Mi piace. Tra l'altro ho riletto recentemente la run di Byrne dell'86, che c'è metallo come primo nemico di Clark. Perfetto, cazzo! Sì, è bellissimo. Ma anche perché metallo ha un buon concetto, secondo me, no? Perché lui è un uomo che però, avendo il cuore di Kryptonite, riesce a reggere Superman fondamentalmente. Poi in realtà è fatto di innesti meccanici, però vabbè. Comunque, magari immagina di Brainiac che sta arrivando sulla Terra, no? Sta arrivando, arrivano 5 stronzi, 5 lanterne verdi, fanno: fermati, noi siamo le lanterne verdi del settore 2814, noi facciamo questo. Brainiac li sputa, li disintegra, se no sulla Terra. E magari, attenzione, però scusami, quindi così la serie sulle lanterne verdi, chi cazzo la guarda? Sono delle pippe clamorose, flop, vaffanculo, nessuno più se frega. Cioè, però così non siamo più. Però effettivamente, magari fanno un mini combattimentino, che ne so, 5-6 minuti di combattimento in cui si menano un po', poi Guy Gardner fa: vado a avvertire i guardiani dell'universo, e se ne va. E poi magari scopriremo cose, no?
Poi magari Crusoe arriva sulla Terra e Mr. Terrific, che è magari un amico di Clark, gli fa: oh Clark, guarda che è successo questo, questo e questo, che cazzo famo? Io so, Mr. Terrific, che a livello fumettistico è il terzo uomo più intelligente del mondo e gestisce un sacco di società, quindi potrebbe essere un supporto tecnico, per quello all'inizio ho detto supporto tecnico. Ma domandina, ma è vero che potrebbe essere considerato come una cosa simile a Batman, questo Mr. Terrific? No, no, non c'entra un No? cazzo. Lui c'ha scritto Fair Play sul giubbotto. E c'è proprio mi pare in metal proprio succede che lui sta parlando con Bruce e qualcuno gli fa: ma pure tu lavori da solo? Lui fa: sì, io c'ho scritto Fair Play sul braccio. Dice così, no, no, cioè è un genio. Lui più che altro sulla materia, l'antimateria, la gravità, quelle robe là, però è anche un genio del computer, Ah, eccetera. ok. E dopo Lex Luthor e Batman, è il personaggio più intelligente di tutta la DC e di tutto il mondo. Quindi, magari usando applicazioni, per esempio, per farsi un esempio stupidissimo, Terrific appare nel fumetto di Flash, fa parte della serie regolare, ma non lo vediamo mai in costume. Lui Ok, semplicemente, sempre in secondo me, fa il borghese. supporto tecnico. Sì, fa il supporto tecnico e secondo me potrebbero usarlo in questo modo. Magari. Hawkgirl è proprio l'unico personaggio che non riesco a pensare a come potrebbero usarla, sinceramente. Come Diana Perché in bisogna. Superman, Batman v Superman. Speriamo di no, Arriva speriamo con la di mazza, mena e poi se ne va. no. Speriamo di no, a meno che non ci vogliono dare effettivamente una presentazione dell'NTH fatta bene, non credo, però Ma magari potrebbe pure essere di già interessante. ancora. Già ci hanno parlato con Black Adam e a nessuno è fregato un cazzo del metal Beh, però, cioè, con Black NTH. Adam hanno detto: ah, bella sta nave, siete metà NTH, fine. Sì. Quindi. Ah, per chi non lo sapesse in chat, il metallo NTH è alla base del maxi evento metal. Sì, non solo, poi i metalli sono molto importanti nell'universo Eh sì. Ma DC anche nella vita, industrial metal, i trash metalli, metal. sì. Ma calcola che nei fumetti proprio le terre sono fatte di metallo. Con i vari metalli, proprio le terre della DC. Quindi è un concetto effettivamente importante. Uno deve Ma vedere è un come si concetto anche vero inseriscono. perché il nucleo della Terra è ferro. E appunto, Per dire. esatto. Quindi è una roba molto figa. Però ecco, secondo me non è così da demonizzare l'introduzione di questi personaggi. Dipende tutto da come verranno spalmati in ste, appunto, diciamo 2 ore di film, anche secondo me pure 2 ore e 20 ci potremmo arrivare. Come verranno spalmati in ste 2 ore? Perché se li presentano molto velocemente, ma si concentrano su Clark e secondo me sono semplicemente personaggi che gli gravitano attorno, magari la sua crescita mi viene in mente, non per fare allo stesso modo, però per fare capire, Homecoming, quindi Peter che gravita intorno a zia May, ad Iron Man e all'avvoltoio. Va bene che Iron Man era già stato presentato come personaggio, però il mood potrebbe essere un po' quello, quindi Clark che si deve ancora formare, perché Clark non si forma subito come Superman, si forma dopo un po', cioè si forma dopo che scopre le sue origini, appunto, quindi dopo che scopre la navicella, appare l'ologramma, no, del padre che dice: stronzo, fai questo, questo e quello. Quindi magari questi personaggi che gravitano per farlo poi diventare davvero Superman, secondo me potrebbe essere gestito bene, anche se noi non abbiamo ancora idea di quello che faranno, perché Gunn ha detto: sarà un misto tra alieno americano e All Star Superman, ed è Cioè, impossibile. lo Star Superman è la Cioè, fine e arriva l'americano all'inizio. Cioè, è quindi proprio cosa facciamo? impossibile. Tipo, Non, no, raga, il film di Batman incrocio tra anno 1 e il ritorno del Cavaliere Oscuro. Boh, cioè, non, cioè, va bene. è proprio una roba fuori di testa, ragazzi. Io non lo so. È vero che anche quando Matt Reeves ha detto: sì, sto film sarà un incrocio tra Lungo Halloween, Ego e anno 1, tutti dicevano: no, è impossibile. E invece l'ha fatto. Quindi magari ci riusciamo. Però Matt Reeves, ultimamente nostro abbiamo dio bisogno. unico. Sì, assolutamente. Però abbiamo bisogno di qualcosa di così grande, di così importante. Ce l'abbiamo proprio bisogno. Io qui ti devo dire una cosa, però. Vai, vai. In Homecoming, i personaggi che aiutavano a dare lustro a Peter erano personaggi dell'universo di Spider-Man. Qui tu ci metti. Però allora. Aspetta, aspetta, perché qui ci Vai, vai, vai. devi mettere la madre, Sì. Marta. Che ha lo stesso nome di. Secondo me non la mettono. Secondo me, al massimo gli fa una telefonata proprio per evitare. Secondo me deve Ma è una restare. Cioè, secondo me. puttanata perché. Lo so, Hai però lei, sappiamo. sfruttala, cazzarola. Lo Poi, so. e c'hai Lois, e c'hai Jimmy Olsen, dai, amico, collega, c'hai Perry White, non ce l'hai Perry White, certo che ce l'hai Perry White. Cioè, Però non chiaramente bastano sono questi quattro giusti. stronzi, devi metterci quattro supereroi, più forse l'Authority. Ma magari. No, no, l'autore la vediamo nel film dopo. O quindi secondo me la vedremo in una post-credit.
però quanta cazzo di roba c'è in, nel primo film di Superman, cazzo. Questo purtroppo è una roba che, appunto, come diciamo prima, viene dal fatto che loro ormai non hanno più tempo, secondo loro non hanno più tempo, ma devono prenderselo, chi, non c'è nessuno che gli punta la pistola. Cioè, raga, adesso letteralmente non c'è più nessuno che punta la pistola a James Gunn e Peter Safran, sopra c'è solo David Zaslav e basta, hanno la stessa libertà creativa di Kevin Feige. Sì. Identica. Tutta la produzione di DC rende conto a loro e loro rendono conto solo a David Zaslav. Prima era più un casino perché c'erano direttamente, c'erano gli azionisti che rompevano il cazzo. Sapete che Justice League è uscita così una merda, quella di Joss Whedon, perché gli hanno detto: se non esce, deve uscire entro lì, se no gli azionisti non prendono i dividendi. E quindi quello che ha potuto fare era quello. È uscita una merda, ovviamente. Però invece qua adesso il tempo se lo possono e devono prenderselo. Cioè, io mi chiedo, tu hai detto prima, tanta gente fa ma Iron Man all'inizio c'era solo Iron Man, e questa secondo me è la cosa più giusta. Cioè, di nuovo, l'universo dell'MCU non è iniziato con Iron Man, è iniziato col primo Avengers. Certo. È lì che è partito anche la, raga, andate a vedere gli incassi per capire sta roba, perché da Avengers in poi i film hanno raddoppiato, se non triplicato, quello che hanno fatto prima, cioè c'erano dei film della fase 1 dell'MCU che erano dei flop economici. Sì, quasi tutti forse. Raga, è arrivato Avengers e non ce n'era più per nessuno. Non ce n'era più per nessuno. E quindi, raga, mi spiace, ma copia, perché se adesso c'è un universo condiviso che funziona, uno, e l'unico universo condiviso che funziona e fattura i miliardi è iniziato così, ma copia, Cristo Dio, copia! Ma tanto, allora, il pubblico, secondo me loro non devono aver paura di questo, perché tanto il pubblico dirà, a prescindere che è una copia, qualunque cosa tu farai. Certo, e quindi copiali così, almeno la gente lo dirà per davvero stavolta, non per buttarate, no? Io sono sicuro che il film parlerà comunque solo di Superman, anche se ci saranno altri personaggi. Lo spero. Poi, sai come finirà, Vic? Che tu lo dirai, a me farà, e sarà bellissimo. Guarda, io già te lo dico, se questo è un flop io non andrò mai più a vedere un film della DC al cinema, perché mi sono rotto il cazzo, sono 15 anni che va avanti così, sono stanco. Tranne The Batman. Sì, tranne roba al di fuori magari, però mi sono veramente rotto il cazzo, quindi bisogna un attimo vedere bene quello che succederà. Io non penso sinceramente che l'introduzione di altri personaggi metterà in ombra Superman. Sono abbastanza sicuro che Gunn, perché Gunn i gruppi se li è sempre saputi gestire bene, e sono abbastanza sicuro che riuscirà a dare il giusto spessore a Superman. Spero spero con tutto me stesso che mettano un disclaimer, delle cose per far capire alla gente che questo sarà l'inizio di un nuovo universo condiviso, perché purtroppo questo è importante che al pubblico arrivi, perché la gente per esempio è convinta che The Flash sia un film di Gunn, perché hanno detto, è arrivato Gunn, e non hanno capito che è vecchia gestione, che tutto inizia nel 2025. Io ho veramente ho avuto dei dialoghi aberranti con delle persone incredibili, che purtroppo il pubblico, è brutto da dire, ma il pubblico medio è stupido, non capisce. E non è informato, più che altro. Non è correttamente informato, perché non è appassionato. Vero, quindi semplicemente tu come risolvi questa cosa? Qual è la cosa più semplice? Un disclaimer all'inizio film. Secondo me è una cosa che servirebbe. Oppure, come dicevo io, inizi con un film solo su Superman e poi introduci tutti dopo. Io sono convinto che sarà un film solo su Superman, perché gli altri personaggi noi non li vedremo mai. Cioè, non vedremo mai un film su Guy Gardner, un film su... c'è la serie delle Lanterne Verdi, hanno già detto che lì c'è Guy Gardner. Sì, quindi... però non sarà il film su Guy Gardner. Cioè, non sarà una cosa su di lui, non saranno prodotti su di loro, perché secondo me lui vuole farci... se tu ti leggi, ovviamente non è paragonabile, sono due media diversi. Se tu ti leggi l'attuale origine di Superman, no? Cioè, addirittura tutta la legione di supereroi come gruppo di contorno. Tutta. E sono tipo 30 personaggi. Però film... Che film, scusa? No, di fumetto ci sto parlando. Ah, ok. Però i fumetti esistono dal 1939. Capito? Certo, però... Sì, però secondo me non è... Cioè, fare un prodotto su un personaggio concentrato su di lui e mettendone altri non è impossibile. È solo... È difficile. Allora, è
È vero che non è impossibile, ma secondo me è quello che non può permettersi Radissi adesso. Cioè, raga, non può permettersi di sbagliare. Cioè, loro non possono. Superman non può sbagliare. Perché tanto, capisci? Perché tanto, secondo me, Blue Beetle farà cagare a tutti. Aquaman in 2 farà cagare a tutti. Poi dice che forse non lo posticipa. Vabbè. Joker non si è capito manco se sarà un successo o meno. Ma no, ma Joker sarà bellissimo, raga. Sarà bellissimo. Il fatto che il musical serve ancora ad empatizzare la pazzia del personaggio che ora finalmente diventa il vero Joker. Un po' come Peter Parker, che ogni film. No, ma adesso finalmente è l'uomo ragno, eh! Adesso sì che è l'uomo ragno! Esce il secondo. Sì, ma adesso è Spider-Man, esce No Way Home. E no, adesso finalmente da grandi poteri, adesso è l'uomo ragno. Figa, tre film? Cioè, dobbiamo. Allora, finiamo. C'è un problema proprio alla base di scrittura, secondo me. Dobbiamo capire un attimo come funzionerà. Veramente, dobbiamo capire un attimo come funzionerà. Però io ci voglio credere. Io voglio credere che, secondo me, Gunn, che già che Brevin the Bold in mano a Muschietti. Voglio sperare. Lo cambiano, raga, non sarà Muschietti. Andate tranquilli che lo cambiano. Con tutto me stesso. E vediamo quello che succederà. Io ti ripeto che secondo me questi personaggi li vedremo pochissimo. Magari li vedremo solo nella post-credit. Cioè, tu me li hai annunciati perché sono personaggi che magari saranno costanti. Cioè, magari in Authority, che sarà sempre un film di Superman, perché hanno detto che il secondo film sarà Authority, che però sarà un film di Superman, perché l'Authority è gestito. Ma che cazzo ti è morco? Io mi incazzo, Vic, tu non dovevi farmi incazzare di più in sta live, dovevi rassicurarmi. Lo so, cazzo. È una cazzata anche, ma secondo me anche Brevin the Bold non mettere Batman nel titolo è una cazzata. Però, vediamo cosa succederà. In The Authority magari torneranno sia Guy Gardner sia Hawkgirl, quindi magari sono personaggi che noi ci porteremo avanti come personaggi appunto secondari, terziari forse quasi. Nei progetti poi condivisi, mentre nei progetti singoli resteranno, anche perché personaggi come Jimmy Olsen, Lois, soprattutto Lois, Perry White, secondo me non saranno a sé stanti con questo film. Noi li vedremo anche, magari vedremo, che ne so, Lois intervistare gli Authority, o vedremo Jimmy Olsen interagire con Lanterna Verde. Secondo me in progetti futuri, ti sto dicendo, non in Super Legacy, secondo me vedremo cose del genere, perché loro vogliono proprio far sentire l'universo condiviso, secondo me. E da quello che vedo, che seguendo, loro vogliono lasciare questo. Loro vogliono darti da subito il senso di DC Universe, che è proprio il nome del progetto. Però c'è un problema. Sicuramente. C'è un problema. Un grosso problema. Perché tutti gli universi condivisi falliti partivano così. Dobbiamo far capire subito che è un universo condiviso. E quindi nella Mummia con Tom Cruise, e ci mettiamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e ci mettiamo pure Seth, il dio egizio. È andata una merda. Raga, non è andata una merda perché è un brutto film. È andata una merda perché la gente non è andata a vederlo. Certo. Gente, questo discorso. Scusami, pensavo che si finisse. No, è che tu dicevi prima: vabbè, io non userei il termine il pubblico medio è stupido. Il pubblico medio è sempliciotto. Mettiamola così. Cioè, nella terra di mezzo, pubblico medio sono gli hobbit. Cioè, guarda che paragone. No, mi dispiace. No. Pubblico medio sono gli hobbit. Che l'unica cosa che vogliono è sedersi sulle colline, fumare erba pipa. E come diceva Gandalf, se ne fregano di tutto quello che accade fuori dalla contea. Quindi, quando qualcosa entra nella contea, deve essere facile da comprendere. E le idee poste finora da Gunn non mi sembrano di facile comprensione per gli hobbit. Mettiamola così. Su questo sono molto d'accordo, però secondo me il pubblico dovrebbe anche un attimo svegliarsi, perché io ho notato che loro proprio non capiscono quello che vedono. Loro non lo capiscono. Ma se tu li svegli così, sveglia! Svegliali con le carezzine, con la colazione a letto. Io però, per esempio, mi sono rotto il cazzo. Cioè, io vorrei vedere proprio questo invece. Mi sono rotto il cazzo della gente che non riesce ad accendere un attimo il cervello e a capire come funzionano le cose. Perché che tu vieni a dire, e non è successo da una sola persona, The Batman è un film senza climax. Per me, tu sei stupido. Io non riesco. Cioè, allora, le cose sono due: o il film non l'hai visto, ma quando gli dici, ma scusa, l'hai visto il film, ti dicono, sì, tre volte, sì, due volte.
Allora sei stupido. Cioè non c'è un'altra logica. Ma l'hai anche guardato o lo mettevi su? No, sì, cioè, è così, cioè, ma lo vedi anche, cioè, lo vedi anche al cinema, quante persone vedi in sala, non so se a te capita, è capitato, a me capita, che vanno in sala ma stanno con i telefoni in mano quasi per tutto il tempo. Poi raga, magari, cioè, io... questa va racconto, all'anteprima di Piggy, che trovate se volete su TikTok e Instagram una piccola recensione, c'era gente che faceva le foto col flash. Ma tu dici, va bene, fai una, ti accorgi, lo togli, no, ne ha fatte tipo quattro. Nell'arco di 2 minuti. Io dico, ma che cazzo sta succedendo? Vabbè, ok. No, io non ho parole. Però boh. Allora, passerei a leggere dei commenti in chat che sono arrivate delle cose molto interessanti. Rockin' Doge, per esempio, non darei così peso al fatto che la gente sa cosa andrà a vedere, perché probabilmente molti non sono andati a vedere The Flash per la questione Ezra Miller. Ti dico che non è assolutamente così. No. Guarda, quelli che sanno... tre persone che l'hanno fatto. Raga, quelli che sanno della questione Ezra Miller siamo noi, punto. Chiedetelo a vostra madre. Chiedetelo a vostra madre, sapete cosa ha fatto Ezra Miller? E lei vi dirà chi è Ezra Miller. Probabilmente sbagliando la pronuncia. Chiedetelo ai vostri colleghi di lavoro, raga. Andate, voi andate a chiedere alla persona media più media che conoscete. Quello che magari si guarda le partite la domenica. Quelle sono le persone, secondo me, più medie. E gli dite, oh, ma cosa ne pensi di tutto il casino di Ezra Miller? E loro vi chiederanno, perché squadra gioca? Non lo conosco. Vi diranno così. Ah, ma sei rotto? Ahimè. Così, perché è una questione che, raga, e qui secondo me sbagliando ha fatto bene, l'hanno mantenuta molto sotto silenzio. La gente se n'è già dimenticata. E col fatto che, sapete perché la gente non se n'è ricordata quando è uscito The Flash? Perché nessuno fregava il cazzo di The Flash. Paradossalmente, fosse venuta fuori una contestazione grande con Ezra Miller, sarebbe stato sinonimo di interesse per il film e quindi di gente che si è andata a rinformare su il progetto e l'attore. Non è fregato un cazzo a nessuno. Se lo diceva all'inizio, diceva che era mossa di marketing per far avvicinare la gente al film. Paradossalmente avrebbe fatto avvicinare la gente al film rendendo molto più pubblica questa cosa. Sì, minchia. Dio, cioè, visti i magri incassi tenendola nascosta. Sono d'accordo. C'è andato una merda The Flash, ragazzi. Una merda. I trailer erano belli e alla gente piacevano, eppure nessuno è andato a vederlo. Ma in realtà a molti di quelli, la maggior parte di chi l'ha visto il film è piaciuto, in realtà, da quello che ho visto. A me è piaciuto, ma è un film di merda. Sia chiaro. Cioè, capito, è veramente strano quello che è successo con sto The Flash. Oddio, strano, in realtà. Quello che non è successo. Esatto. Vabbè. Quindi in realtà, però secondo me il problema proprio di sta roba, ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, e non credo però purtroppo che il pubblico sia così intelligente. Guarda, pensate a Batman. La scena col Joker. Tutti pensavano fosse due facce. Quello è vero. Fa battute sui clown. Cioè, sì. Io non riesco. Io mi sono stancato. Okay, io non so se tu sei andato a vedere ultimamente. No, mi è ritornato in mente che fa la risata. Sono un po' un pagliaccio. Ma quale due facce? No! No! Io non so se ho capito di andare a finire sotto qualche mio video di ultimamente. Io sto leggendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Cioè, roba tipo. Magari Superman. Gli autori hanno detto che è più forte. Gli autori si sono dimenticati quello che hanno scritto. No, gli autori sbagliano. Cioè le persone non sono educate a quello che vanno, a quello che gli autori, di fuori di fumetti e di in generale, gli trasmettono. Ed è per questo, secondo me, anche che molti film non è che non piacciono, ma non vengono capiti. Perché un film, dei film così, cioè, secondo me, sai qual è la cosa più perfetta? La spiegazione del multiverso di The Flash. Perché parte con una logica e poi pomodoro è un casino e tutti perché cazzo che poi quando te lo mostrano è diverso da come l'ha spiegato, cioè una cosa assurda questa cosa qui, esatto, però poi hai sentito qualcuno dirlo sta cosa? No, perché nessuno ha fregato un cazzo. No, perché secondo me non lo capiscono, non ci arrivano, mi dispiace, sono sfiduciato verso il pubblico. Quindi secondo me Gunn fa bene un po' a rischiare, perché io mi sono stancato di avere film così, perché se al pubblico gli fai un attimo così, che succede? Che sono troppo guarda, stupido, Eternals, cazzo,
Esatto. Cioè, proprio fa, no, sono stupido, mi spavento che non capisco, ma io non posso essere stupido perché, oh minchia, io ho giocato la schedina oggi, ho messo 2x3 sulla Roma e ho vinto 50 euro, poi ne ho spesi 27.000 nella mia vita, ma ne ho vinti 50, quindi dai, e quindi mi fermo un po' così, non lo capisco, e vaffanculo. Okay, io mi sono appena reso conto che non ho idea di come si compili una schedina, perdone, cioè sono talmente io non so neanche come è fatta fisicamente. io sono il pubblico medio dei film di sì per il calcio. Incredibile. Io sono uno di quelli che ti dice, ma ai miei tempi c'era Del Piero con la Juve. E dopo è tutta merda. Io sono uno di quelli. Siamo tutti il pubblico medio di qualcosa, non ci posso credere. Assurda sta cosa. Diciamo che il pubblico medio cinematografico è una merda perché noi, non pubblico medio, siamo costretti a beccarci i gusti del pubblico medio, perché giustamente le major devono fare quello che piace al pubblico, perché è giusto che sia così. Cioè, il pubblico dà, il mercato dà quello che il pubblico chiede. E purtroppo funziona così, anche loro devono fatturare, no? Ci hanno fatto una schedina intanto, io ho capito, cioè, ho capito due parole di quello che... Tre, Tia, Over, Vic, tutto il resto non è di cosa voglia dire, però grazie. Video tutorial sulle schedine, signor Rockin' Dodger, per forza. Allora, intanto, ecco, però, prima avevo evidenziato il commento di... Aspetta che lo ritrovo. Suo King, perché informarsi per guardare un film? Il film dovrebbe essere chiarissimo e basta. Ed è quello che io spero sarà d'ora in poi ogni progetto di questo nuovo DCU. Cioè, io devo poter... E questa è una cosa che, per esempio, con Zack Snyder non potevi fare. Cioè, se tu non avevi letto i fumetti, non capivi un cazzo dei suoi film. Un cazzo, oltre capito. Al fatto che anche registicamente erano sì, libri, vabbè, insomma. Però dici, ma magari avesse raccontato una storia valida, e invece manco quello. Quindi io voglio andare al cinema e, che ne so, poter portare una persona che non solo non sa nulla di Superman, ma non sa niente di supereroi, e io vorrei che questa persona esce e mi guarda e mi dice, oh, ma sto Superman è un personaggio della Madonna, cos'è, avevi detto che c'erano i fumetti? Ma fammi leggere qualcosa. Cioè, io vorrei che la gente uscisse da Superman Legacy come io sono uscito dal film di Slam Dunk, che mi sta pure sul cazzo il basket, non ho letto e non ho visto niente di Slam Dunk. Quello per me è il film migliore dell'anno. Cioè, quello deve succedere. Sai però perché ha funzionato, zio, con Slam Dunk? Perché Slam Dunk, metà film è 1-1 col fumetto. Quindi funziona, perché il fumetto funziona. Funzionando il fumetto, funziona anche il film. Perché poi tu sei andato a migliorare dei concetti che avevi già fatto, li hai migliorati. Tra l'altro, essendoci poi sempre l'autore dietro. Quindi basterebbe, volevi fare, cazzata, volevi fare Flashpoint bene? Piglia Flashpoint, apri il fumetto e fallo. Hai fatto Flashpoint e sarebbe stato bene. Al massimo metti qualche linea di dialogo. Tia, scusa. Sì, lo so cosa vuoi dire, lo so, vai. Non scherzi, ha detto, noi non abbiamo messo il Batman del Flashpoint perché era noioso, così il film è più divertente. Ma vaffanculo, che tra l'altro Michael Keaton, volendo, lo potete usare tranquillamente come Batman di Thomas Wayne, anche perché a me mi fa schifo al cazzo. Però lo potevano usare Michael Keaton, e invece non l'hanno fatto. Michael Keaton. Cioè, Muschietti, dopo 3 settimane dalla messa della cosa, miglior cinecomics, mai fatto. Signor Muschietti, lei sta incassando meno di Black Adam, ma il nostro è il miglior film mai fatto di un fumetto, noi abbiamo preso il fumetto e l'abbiamo migliorato. Signor Muschietti, soltanto Shazam andrò peggio. Noi siamo bravissimi! Sarete il cazzo. Capito qual è il problema? Beh, aspettiamo Brave and the Bold con tanto hype. E quindi io spero che... Guarda, tu hai detto Superman Origini Segrete? No, ma io di Superman sai che purtroppo ho letto davvero poco. Guarda, è una serie di Jones, è l'origine attuale, l'origine rivisitata, il reboot, oddio perché ho detto sta cosa, è il riarrangiamento delle origini di Byrne dell'85 fatte ad oggi. Io ho letto quelle, L'Uomo d'Acciaio ho letto. È proprio quello, ma modernizzato, a tutti gli effetti, ok? Reso moderno. Ecco, è un fumetto semplicissimo che ti fa capire benissimo il senso di Superman, ti fa capire cosa trasmette il personaggio, cosa vuol dire il personaggio, cosa è il personaggio. Allora, lì basta pigliare quel fumetto e fare 1-1, ovviamente cambiando qualcosina, un po' come è successo anche con... con Slam Dunk, e hai fatto... Basta, abbiamo finito Superman. Tra l'altro, Slam Dunk è un cinecomic, raga.
È vero. Spiace. Sia Dunk miglior cinecomic del mondo. Dovresti farci un TikTok. Cazzano quelli che parlano di anime e manga. Madonna. Sì, sì, così vado virale nella community anime e manga, che è una delle peggiori che abbia mai incontrato nella mia vita. Forse solo quella di Tolkien è peggio. Vedremo con la seconda stagione di Rings of Power, ragazzi. Secondo me daranno il meglio di loro. Che hype però. Un po' meno rispetto a quanto ne essi per la prima, però è la serie che aspetto. Dai. Dopo Invincible stagione 2 è quella che aspetto di più. Che Invincible, in teoria dovrebbe arrivare entro fine anno, speriamo. Speriamo. Quindi, ragazzi, insomma, avete sentito due campane, praticamente all'opposto. In realtà, io vi svelo un segreto, attenzione. Io spero, la cosa che più vorrei al mondo è di avere torto marcio su tutto quello che ho detto finora. Io voglio sbagliarmi, io voglio uscire dalla sala e cominciare a percuotermi le palle con un bastone in segno di penitenza verso James Gunn e Peter Safran, ok? Cioè io voglio poter fare questo, però purtroppo quello che sto sentendo finora me lo rende impossibile. Io sono, esatto, come Tafazzi, esatto. Sì, io e Vic siamo sposati, ragazzi, solo che poi Vic ha scelto la figa, cioè, non lo so. No, è vero, io non tu hai scelto la figa di Moody, traditore. Comunque, no, non me ripercuoterò veramente, però capite, c'è un'immagine figurativa per darvi idea di come io vorrei esprimere questa cosa, che raga, però penso che tutti lo vogliono, tutti quando parliamo di una cosa avremmo voluto parlarne bene, no? Porco cane, ma chi paga un biglietto al film di un film per sperare che sia brutto? Nessuno. Sì, io spero che questo film mi faccia cagare. Madonna, no, infatti, cioè, io raga, io ero preoccupato anche per, intanto un saluto a Sgrudo in chat, un grande. Io Michael Keaton. Io, raga, io avevo anche dei dubbi per The Batman. E quanto sono stato felice. Quanto non abbiamo parlato del Batman. Quanto sono stato felice di essere stato smentito su quasi ogni cosa. Quanto? Michael Keaton, esatto. Proprio scritto così, bravo, Sgro. Vedo che hai capito. Vedo che hai capito com'è. Allora, quindi, ragazzi, io a questo punto lascerei la parola a voi per una mezz'oretta, così tiriamo le due ore piene con le vostre domande. Vi ricordo che se siete abbonati a questo canale, punto esclamativo Telegram sub, se non siete già dentro, entrate nel gruppo degli abbonati, potete porre delle domande anche vocali, mi raccomando, che leggeremo, ascolteremo tra poco in diretta. Quindi io faccio partire la sigla del Love Time, poi torniamo con tutte le sponsorizzazioni e poi alle vostre domande. Siamo subito tornati, ovviamente, bella gente, quindi parliamo un po' di tutti i modi in cui potete seguirmi e supportarmi. Non prima, ovviamente, di aver obbligato tutti voi a fare punto esclamativo Servictor in chat per andare a seguire questo bellissimo uomo su tutti i suoi social, soprattutto TikTok e Instagram. Non sono così sudato, No, beh, io sono condizionato, il cazzo me ne frega. Quindi, raga, andate tutti a seguire ovviamente questo pazzuomo. Tanto so che lo seguite già tutti, ma io so anche che c'è qualcuno lì dentro che ancora non lo segue. Secondo me questo nuovo arrivato De Sgrullo, io non credo che lo conosca buon Servic, quindi lo vada a seguire. Ma, bella gente, se volete, potete seguire anche me, vi prego, fatelo, se non mi seguite ancora su tutti gli altri social, mi raccomando, esatto, me, eccomi qua, punto esclamativo social, si apre il mio Linktree, dove trovate di tutto, raga, tutti i miei profili social, il mio Vinted, se volete acquistare qualcosa, io sto vendendo un po' di spillati del ciclo Rinascita anche, e OnlyFans, mi raccomando, punto esclamativo OnlyFans, se volete vedere qualcosa di particolare. Oltretutto, se volete supportarmi anche un po' di più rispetto a un semplice follow, punto esclamativo Amazon, bella gente, perché se voi acquistate dal link Amazon che vi ho fornito qui in chat, che vi porta alla home page tranquilla,
voi potete supportarmi perché Amazon mi verserà una piccola percentuale sul venduto, che però non influirà minimamente sul prezzo che voi pagherete. Per voi quindi non cambierà niente, per me potrebbe essere un pacchetto di Magic del Signore degli Anelli in più al mese. Ecco, ci facciamo i video, ci facciamo i sbustamenti. Quindi potete far così, oppure se volete contribuire in maniera ancora più personalizzata, punto esclamativo wishlist, se volete regalarmi, ho sbagliato a scriverlo, wishlist, se volete regalarmi qualcosa che solo voi potete darmi, ovviamente, scegliendo dalla wishlist, che apriremo e ringrazieremo qui tutti in live. Che altro dire, raga? Siamo su Twitch, quindi potreste prendere in considerazione l'idea di abbonarvi al mio canale. Se avete oltretutto l'account premium collegato, per voi la sub sarà gratuita. Non spenderete un euro, ma mi potrete supportare economicamente per i nuovi progetti che partiranno anche qui su Twitch a partire da settembre, bella gente. Non solo la seconda stagione della Tana e Nano Bagongo, giusto per dirvi, ma ci sarà qualcosa a tema Signore degli Anelli, più precisamente Silmarillion. Poi capiremo! Poi capiremo, Vic, poi te lo dico in anteprima, non si preoccupi, non si preoccupi. Sì, sì, poi ti dirò, poi ti dirò. Ma non è finita qui, raga. Sponsorizzazioni! Se andate sul sito di Fantasia, punto esclamativo Fantasia, dove potete trovare action figure, giochi di carte, giochi da tavolo, i modellini da colorare, anche del Signore degli Anelli, c'è davvero un sacco di roba. Tutto quello che metterete nel carrello, anche se è già scontato, con il codice sconto Mattia5 avrà un ulteriore sconto del 5%. Le spedizioni sono gratuite se superate i 69 euro. E troverete davvero un sacco di robe molto fighe. Fantasia, tra l'altro, è un grandissimo shop fornito, ma mai quanto, se vogliamo, in materia di giochi da tavolo, quanto Tambù. Codice sconto Deck 20 per tutto 2023, giochi da tavola. Potete trovare anche il manuale della quinta edizione di Bloodsword, la nuova riedizione dei libri game che andavano tanto negli anni 80 e 90. C'è anche il gioco ufficiale di carte di cartoni morti, c'è davvero un sacco di roba. Potete giocare anche a piccioni o porca vacca, io l'ho provato, sono divertentissimi. E ultimo, ma non per importanza, perché oggi abbiamo anche qui il titolare della Victorious Fumetteria, ragazzi. Codice sconto Mattia5 se ordinate fumetti, Funko Pop e action figure dal buon Victorious Fumetteria. Punto esclamativo Vic in chat. E potete, beh, io questa è una cosa che dico sempre, tra l'altro Vic, non so se hai notato, per spronare a comprare da te. Dico sempre, voi potete anche beneficiare di una consulenza personalizzata o da Sir Victor o dalla buona Ludmilla, certo. I titolari della Vittoria Fumetteria. Così gli chiedete, ah, io non so, io voglio leggere Superman, Vic, da cosa posso iniziare a leggere Superman? Ce lo dica, da cosa si può iniziare a leggere, certo, Superman? Da Origini Segrete o da Alieno Americano. Perfetto, quindi andate sullo store, ve lo comprate, Mattia 5, avete lo sconto, spedizione in 48 ore, arriva! A posto! Anche 24 se vivete in un posto civilizzato. Vedete, vedete, quindi se non vivete al sud. No, vabbè, l'hai detto tu. No, no, ho capito, però è un dato di fatto, zio. No, ma tu puoi dirlo perché io sono del nord, tu no, invece. Ecco, capito? No, un dato di fatto che vicino al sud ci mettono di più rispetto a quello. No, perché non c'è dato sapere, però è così, ragazzi. Perché, vabbè, io vi ricordo che più si scende verso sud, più meno colonnine per l'auto elettrica ci sono. Ma questo è un dato di fatto, raga, non lo dico io, cazzo. Cioè, io apro qualunque app per le torrette e non ci sono. Porca puttana. E anche volendo, andare a Roma in macchina, non posso. Impossibile. Muoio a metà strada. Porca puttana. Per fortuna ci sono i treni, veloci, 3 ore. Siamo lì. Allora. Detto questo, raga, è il vostro momento sotto con le domande. Vediamo se ci sono domande nel gruppo degli abbonati. Non mi pare di averle viste. Intanto do benvenuto anche a Joker Chris. Però c'era una domanda buona del signor Rockin Dodge. Vediamo se la trovo. Che ho detto, vabbè, non è una domanda solo per la Tana, però scrive: è giusto dire che Henry Cavill sia bravo ma sopravvalutato? Fa riflettere, questa cosa. Come attore, beh, immagino. Sì, beh, però sopravvalutato lo è. Io sento parlare quasi solo male. Io ne sento parlare... Io ne sento parlare solo perché è gnocco. È vero, è vero, è vero. Quindi... È sottovalutato. Secondo me lui è un ottimo attore. Soprattutto lo vediamo... Allora, io da quello che ho notato, secondo me lui è un ottimo attore quando gli piace molto il ruolo. Infatti in The Witcher è stato molto bravo.
Però così non sei professionale, tu devi essere bravo se ti pagano, punto, anche se il film è una merda. Certo, assolutamente sì. Questo io dico che secondo me sovravvalutato, la dici forse in questo senso, eh. Mettiamola così, per come la vedo io, deve ancora arrivare il film che fa brillare, non nel senso di esplodere ovviamente, ma che fa brillare la performance di Cavill, oltre il ma sì dai ci sta. Premessa, io purtroppo Cavill l'ho visto solo nel ruolo di Superman. So che ha fatto anche Mission Impossible, da lì la questione dei baffi viene perché stava facendo Mission Impossible e volevano i baffi veri, non volevano protesi finte, e ha fatto anche Enola Holmes, quello su Netflix. Sì, che io non ho visto. Neanch'io, quindi posso dire che come Superman fisicamente ce lo vedo bene, ma a me è sempre sembrato troppo poco espressivo. Non so se magari magari è stato, gli hanno detto devi essere così. Secondo me un po' sì, devi essere cupo, è dark la DC, ha detto Snyder, secondo me. DC è oscura, tutto scuro. Esatto. Poi prendi un volume della Justice League, ci sono tutti i colori tranne il nero, persino Batman è meno nero del solito, cazzo, cioè vabbè. Oh. Tanto vabbè, Sgullo sta spammando questo commento, va bene. Sir, comunque ogni tuo video mi appare nei per te anche se non ho mai letto un cazzo di DC. E questo forse vorrà dire qualcosa, Spero che sia una cosa positiva per te, Sgullo. Dice, però me li vedo tutti fino in fondo perché mi intrigano parecchio, al contrario dei video di Mattia che skip perché durano 6 ore l'uno. Bene, no, possiamo bannare De Sgrullo, signora Claude. Mi banni, Sgrullo, grazie, allora, grazie mille. Io ringrazio Sgrullo, ma voglio dire che in realtà i video di Mattia sono molto interessanti, io me li vedo tutti. Signor Sgrullo, allora, se per lei i suoi video miei sono un'eternità, io spero che la sua ragazza sia abituata a ben altri tempi lunghi. Ok? Grazie. Un saluto a Anna. No, ovviamente, raga, stiamo scherzando, cioè, sia chiaro, è tutto un gioco infernale. Esistono più di 2 Flash comunque, De Sgrullo, però va bene così. Però ne esistono almeno 2. Ma di Flash ne esiste, c'è una Flash Family, ma saranno forse una 15ina, quindi insomma. Un po' come la Bat Family, io lavoro da solo, 84 personaggi. Esatto, i migliori personaggi intorno, esatto. Vabbè, Rockin' Dodge, a parte che quella domanda l'hai già fatto anche quando c'era Sir Victor, cioè top 3 porno star. Ancora? Ma l'hai già fatta tutte e due. E infatti l'abbiamo già fatta. No, se ci sono altre domande, raga, ma anche sui cazzi nostri, non troppo. Però ci faccia un'altra domanda, Rockin' Dodge, noi siamo qui apposta. Poi, raga, oggi a like uno sfuggite, eh. Alla fine poi si legge la sapienza, Quello che abbiamo fatto insieme è stato fenomenale. Ah, ecco, in effetti fa la domanda: metalcore o deathcore? Io che cazzo ne so. Il deathcore è più pesante, giusto? Rockin' Dodge, ci dica, esponga un attimo le maggiori differenze, così capiamo anche. Quello meno pesante, comunque. Forse il metalcore, allora. Sì, sì, sì. Se stai a vedere un po' le parole che sono dentro, cioè death mi sembra più cattiva come parola, giusto? Pochino, Ma lo sai, posso dirti una roba? Vai. Ti volevo mandare un messaggio di ieri, mi sono scordato. In Fortnite, non so se lo sai, ci sono le radio quando pigli le macchine. Ok. Quindi ci sono le macchine. Hanno messo la stazione rock qualcosa e ci sono i Metallica. Beh, cazzo, come in GTA che c'erano i Rage Against the Machine. Killing in the name of... Sì, 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 Metallica, è una figata tua in giro per la mappa con i Metallica. Bellissimo, bellissimo. Era uscito anche l'ultimo album, figurati se Fortnite si lascia scappare la collab. Non me lo aspettavo, però, sinceramente. Comunque, boh, metalcore ha detto... Mi sa che allora sei più un tipo da metalcore, Mi sa. Se vuoi quello un po' più leggero. Poi vediamo, su Dear Boy, Tia, cosa si aspetta dal reboot della storia di Paolo Pollo? Allora, Vic. Questa notizia è incredibile. Attenzione, cioè, noi, la prossima live sarà la discussione delle dichiarazioni di Paolo Pollo alla Giacomo Pistola sul reboot. Dovrebbe rebootare il Mattia Mazzoverse. C'è questa idea. Ci ha mandato anche Locandina nel gruppo, impazzito totale Paolo Pollo, È vero, per un periodo io l'avevo visto sparire, più ultimamente sembra ritornato più in forma che mai. Ma meno male, sai, è finita la scuola. Ah, la scuola ci stressa i ragazzi.
Io non pensavo lui andasse. Perché da come andavo. Scrive? No, nel senso. No, no, scherziamo. No. È una bada, l'ho buttata fuori apposta. Incredibile. Però, ma raga, io ormai, questo proprio è un discorso che faccio, io mi sono un po' rotto il cazzo di mettermi in hype. Io mi sto cominciando a rompere. Non so se è perché sto invecchiando o se perché forse ultimamente ho ricevuto troppe delusioni e a volte erano dettate dalle aspettative. Raga, io sono andato al cinema a vedere Flash senza nessuna aspettativa e mi sono divertito. Se io avessi fatto come quelli, ma dice che... Se avessi creduto a James Gunn, io mi sarei incazzato probabilmente. Ma io già non gli credevo e non mi sono incazzato. E ormai per me non riuscire ad incazzarmi è un traguardo vitalizio. Quindi, raga, io, dalla storia di Paolo Poldo in questo caso, non voglio aspettarmi nulla. Io voglio godermela e vivermela e essere gratificato o deluso secondo le modalità dell'autore. Basta. Più bello così, no? È vero, sono d'accordo comunque. Però secondo me la colpa dell'hype è data soprattutto da... Cioè, allora, posso dire una roba? Sì. Potrebbe sembrare forse controproducente. L'hype è generato principalmente dai content creator. Perché loro si provano. Sono diventato ciò che ho giurato di distruggere. Sai perché, però? Perché tipo io vedo il trailer di Flash, no? Ed è un buon trailer, ma non è un trailer che mette hype. È un buon trailer. Mm. Ultimamente tutti sti leak. Allora, io non è per il lavoro che fa Edo, top content creator e tutto quanto, ma tutti si sono hypati quando lui ha mostrato la foto di Deadpool in Deadpool 3. Ma io non so che c'è Deadpool in Deadpool 3. E so anche perché che ovviamente ha costume rosso e nero. Perché dovrei impazzire per un leak? E sono impazzito, ovviamente non è, non sto parlando dietro, cioè l'avrei fatto anch'io, Però non capisco la risposta del pubblico. Non la capisco. Cioè, ora che in Deadpool 3 c'è Deadpool. Cioè, sì. Adesso il martello le palle con joystick. Oggi sono un po' fissato con martellarmi i testicoli, devo ancora capire perché. Devo fare. Dovresti provarlo poi. Vado alla psicologa, che questo è da capire. No. Io ti giuro che non riesco proprio a capire questa per tutto di life. Tutto. Non capisco. È un po'. Non lo so. Sì. Nel nuovo gioco di Spider-Man c'è il costume nero. Il costume nero stava nel gioco di PlayStation 1 del 90. Appare praticamente in quasi ogni prodotto di Spider-Man e ci sono anni e anni di run fumettistiche in cui c'è il costume nero. Che c'è di così strano e straordinario? Cosa? Scusami, ho torto, dimmi, ho torto. No, effettivamente mi sembra che si tenda a esagerare per ogni cosa. Ho visto dei post di influencer che non nominerò, ma tu lo sai, ti sto parlando. Minchia! Nel trailer di Spider-Man 2 c'è Venom! Regà, Venom in Ultimate Spider-Man per PlayStation 2 lo potevate usare. Cioè non... per PlayStation 2! 2! Quasi più di 14 anni fa! Perché tutto sto hype? Ma non hai hype per Spider-Man 2? Della play? No! Non mi sono facendo vedere niente di nuovo che non abbia già fatto anche meglio! È come... Ma scusa! Ma come non ti interessa ancora il primo lo Spider-Man della Insomniac? Io no, perché ho già giocato tipo 900 ore allo Spider-Man 2 per PlayStation 2, che è letteralmente lo Spider-Man di Insomniac 23 anni prima. Sì, anzi, è anche meglio, perché potevo consegnare le pizze con la tarantella in sottofondo. Guarda, che man mano che ti avvicinavi a scadere il tempo era sempre più veloce. A un certo punto era tra, e tu ti cagavi addosso perché c'avevi ancora la pizza da consegnare. La musica era elevatissima. Quali sono i traumi? Una costruzione di game design incredibile. C'era una costruzione della tensione per portare una pizza. Che raga.
Ma The Last of Us, levati! Levati da cazzo! No, però forse perché effettivamente io più passa il tempo più sento di essere di una generazione sempre più vecchia. Io ci provo a fare il giovane, mi raso anche la testa per non far capire che sto perdendo i capelli, capisci? Eppure il problema non è neanche la generazione tipo i 15 anni, sono tipo proprio gli 11 anni secondo me il problema. Sti pischiai di me. No, saluta gli 11 anni che tra poco saranno il mio unico pubblico. Che sono quelli che non sono stati ancora intaccati da quella piaga chiamata figa. Poi tornano quando crescono, però come i figli, si allontanano dai genitori, poi fanno il giro e tornano. È vero, è vero. Vi aspetto al varco, signori. Vi aspetto al varco. Vedi, Soldier Boy è tornato. Vedi che ogni tanto riemerge dalla. Che... Altro. Nuova caratterizzazione della storia: martellamento nei coglioni. Quindi Mattia Portman si cartella le palle per sport. Va bene, va bene, va bene. Ecco, questo per esempio mi abbassa un po' l'hype, però vabbè. No. Il finale del live perfetto. Esatto. Niente, allora, bella gente, io direi... Se non avete ultime domande, io direi che andiamo nell'haiku di chiusura e poi chiudiamo, ovviamente. Vediamo a chi fare un bel raidino, non so effettivamente chi c'è live questa sera. Che questa collocazione un po' del venerdì della Tana mi scombussa un pochino. Ah, Rockin' Dog ha scritto le differenze, ecco, dice che nel metalcore c'è una parte melodica data anche da una seconda voce, i testi sono molto diversi, in metalcore è una componente emo nei testi, quindi mi sa che Vic... non che detta corsi non ci siano parti melodiche, ma si predilige la tecnica anche vocale, quindi anche qualcosa di più. Quindi non che nel metalcore non c'è, però mi sa che è un po' più leggero come lo dicevi tu. Ci sta. Quindi, ok. Bene, allora, signore e signori, noi andiamo nella... ci dirigiamo nella sapienza. Abbiamo anche la musica. Purtroppo Vic non la sente. Ma si immagini la musica che può trovare durante la meditazione a una cascata. E il metalcore, no. Allora, oggi è un haiku, ve lo anticipo, un po' moralista, però a volte ci dimentichiamo fin troppo di questa lezione. L'haiku 94 della raccolta 107 haiku è il seguente. Le mele rubate, mangiarle mi ha dato male allo stomaco. E anche qui l'ermetismo e la semplicità dell'haiku. Che cazzo ridi, mi grosso. Vabbè. L'ermetismo e la semplicità dell'haiku la fanno da padrone. E io so cosa state pensando. Beh, ma chiaramente dice che chi pecca subirà un karma negativo. Ma secondo me qui c'è qualcosa di molto più profondo. Cioè, siamo sicuri che queste mele rubate abbiano dato male allo stomaco? Cioè, sono proprio le mele che ci hanno fatto star male? Oppure è il fatto di sapere che le abbiamo rubate? Perché qui, gente, secondo me, andiamo in quella parte, diciamo, dello spettro umano un po' grigia. Quindi né bianca né nera, ma grigia. Noi tutti sappiamo che rubare è sbagliato. Eppure c'è chi lo fa. C'è chi ruba magari le ciliegine al supermercato, se le mangia così. C'è chi magari fa i live streaming trasmettendo cose di cui non detiene i diritti. Un saluto. C'è chi magari... Ma che cazzo mi abbordi se prassioso? Io me la scarico la serie Marvel di Grido. Col cazzo gli do 10 euro a Disney Plus. E quindi non è che... Attenzione, grazie a Alien Juice per il follow, che arriva proprio purtroppo in chiusura, però grazie mille. E quindi forse qui stiamo parlando di una persona che sa di aver rubato e che sta male per questo. Perché dopo tutto, esatto, quanto può essere buona una mela rubata rispetto a una mela
che abbiamo magari non per forza pagato, ma anche coltivato noi. Eh? Chi lo sa? Tanto ringrazio Alan Juice che dice: vengo solo per vedere Vic. Tanto grazie. Grazie, veramente, grazie. Ok. Quindi, raga, io vi invito a pensare a questo la prossima volta che pensate di peccare. E se poi vi farà male la pancia, ma non perché avete rubato, non perché avete mangiato la mela, ma perché l'avete rubata. Può essere, può essere. In quel caso sappiate che se succederà, forse la vostra coscienza si sarà risvegliata. Quindi, e il risveglio della coscienza, cercare di capire se la vostra coscienza si risveglia. Esatto. No, ovviamente no, Vic, no, non si dice così. Però ecco qui, raga, ricordiamoci sempre di questa cosa. E forse saremo non solo degli esseri umani, ma un genere umano, un'umanità, un giorno un po' migliore, un po' meno schifosa. Questa era la sapienza di oggi. Un po' più moralista delle altre volte, lo ammetto, ma ogni tanto tocca. Tocca, bella gente. Attenzione! E Alien Juice si abbona col Prime, grazie mille. E quindi anche lui va a nuotare con le donnine pelose. Che questo è l'alert del bellissimo. Quindi, raga, io ringrazio tutti voi che ci siete stati, ringrazio chi ha lasciato follow, chi si è abbonato, chi ha seguito la live, chi è intervenuto, chi si è unito ai gruppi Telegram, e soprattutto ringrazio il buon Sir Victor per la presenza di stasera. Mi raccomando, punto esclamativo Sir Victor, se ancora non lo seguite, ma io so che lo seguite, voi siete bravi, voi siete tutti molto bravi, e noi ci vediamo con la Tana e Nano Bagongo a settembre. Ovviamente le live su questo canale continuano. Abbiamo iniziato l'altra volta, Vic, un gioco bellissimo per Nintendo Switch che si chiama Cat Quest. Ah, bello. È meraviglioso. È già una droga per quanto mi riguarda. E ho deciso che lo porterò, proprio lo giocherò in live. Troppo, troppo bellissimo, veramente. Quindi, bella gente, davvero io vi ringrazio. Decidiamo a chi raidiamo. A chi? A chi raidiamo? Chi raidiamo? Vediamo chi c'è. Perché io non ho neanche idea di chi ci sia. Questa sera è venerdì. Io, cavolo, vi aiuto. Vediamo. Ok. Oh, c'è tanta gente da raidare questa sera. Vediamo chi è un po' che non raidiamo. Perché l'ultima volta abbiamo raidato Gorilla Game Live e Camelab. Dai, allora. Raga, però a camera abbiamo raidato durante l'ultimissima live, ragazzi. Io voglio cercare di andare un po' da tutti quanti. Quindi, questa sera andiamo da Andre e Dav, che sono i vecchi Deadpool TV, in sostanza. Hanno fatto questo rebranding. Adesso si chiamano Andre e Dav. Stanno giocando a Elden Ring, quindi andiamo con l'hashtag Giacomo Pistolla. Anzi, aspetta, sai che c'è l'hashtag Fire James Gunn? Davvero? Sì, quindi facciamo Fuoco Giacomo Pistolla. Questo è l'hashtag di stasera, bella gente. Dai, andiamo da loro. Se ancora non li seguite, seguite. Io ho avuto anche la fortuna di incontrarli dal vivo. Sono delle persone squisite, veramente deliziose. Devo ancora assaggiare per sapere se hanno una buona carne. E Paolo Polo come Giacomo Pistolla. Speriamo di no, cazzarola. Speriamo di no. Anche Soldier Boy, guarda che voi due siete proprio David Zaslav e James Gunn, per il reboot della storia. Non fate cazzate, mi raccomando. Quindi, bella gente, vi ringrazio davvero ancora tanto. Noi ci vediamo alla prossima live, che sarà ormai settimana prossima o forse domenica sera. E niente, vi lascio con la sigla e alla prossima. Ciao, bella gente. Grazie.